Apriamo i lavori di questo Consiglio generale. Ringrazio tutti per la presenza. Un caloroso saluto a Tonino Russo, il nostro segretario regionale, che è sempre presente alle nostre iniziative. Un saluto affettuosissimo ad Ignazio Ganga, il nostro segretario confederale. Oggi Ignazio ha fatto doppietta perché ha concluso i lavori di presentazione del bilancio sociale dell'INPS in qualità di componente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza Nazionale dell'Istituto. Quindi lo ringraziamo anche per questo tour de force al quale lo abbiamo costretto. Salutiamo i tanti amici presenti in sala, Cosimo Piscioneri, reggente della Federazione dei Pensionati, Daniele Gualtieri, il collega dell'USTR della Magna Grecia, Michele Sapia, il segretario regionale della FAI, e i tanti amici presenti che poi saluterò nel proseguo dei lavori. C'è naturalmente Franco Iaquinta, presidente della Società Regionale dei Servizi. Vorrei di affidare un consiglio, quindi affidiamo una presidenza congiunta a Tonino Russo e Ignazio Ganga, suggerendo, come dire, di farci per prima quelli che sono gli adempimenti congressuali. Per cui do la parola a Tonino. Grazie, beh, grazie intanto, grazie a Giuseppe, mi associo ai saluti e ai ringraziamenti, anche io saluto con grande affetto Ignazio, avere qui il segretario confederale è sempre un piacere, Ignazio è un abituale frequentatore ormai della Calabria e quindi la cosa ci fa veramente, ci ha riempito il cuore di gioia. Stamattina, lo diceva Giuseppe, una bellissima mattinata anche di lavoro. Anche perché il comitato provinciale, quindi che stamattina, come diceva Giuseppe, abbiamo presentato qui il bilancio sociale, quindi la presidenza del comitato provinciale è nostra e la cosa quindi ci ha fatto immensamente piacere. Dobbiamo recuperare tanto tempo perché Ignazio per le 7 meno un quarto deve essere a Lamezia, quindi questo significa che dobbiamo strettamente contingentare i tempi. E allora, se siete d'accordo, mi chiedono intanto un'inversione dell'ordine del giorno, visto che abbiamo degli adempimenti da fare. Intanto la sala è bella gremita, c'è un colpo d'occhio vederla da qui, è favoloso. È ovvio che sugli adempimenti, perché la presenza di Ignazio ha fatto sì che il consiglio è stato un po' allargato, per cui l'assenso, l'espressione quindi di condivisione con espressione di voto ad alcuni adempimenti sono quindi strettamente legate ai componenti del Consiglio. Voi sapete, siamo quindi in una fase congressuale, questo Consiglio dà l'avvio alla fase congressuale, per cui se siamo d'accordo, e questa prima ipotesi la metto ai voti, io direi di invertire l'ordine del giorno, ci togliamo questi adempimenti velocemente, così poi sulla relazione politica e sul dibattito abbiamo tutto il tempo necessario per dare la parola poi a Ignazio in tempo utile per trarre le conclusioni. E allora, chi è d'accordo all'inversione dell'ordine del giorno alzi la mano, i solo componenti del Consiglio, giù, contrari, astenuti, approvato all'unanimità, grazie. Per cui andiamo al primo punto, il secondo, ma diventa primo, convocazione del 12° congresso dell'USTR di Cosenza, la parola al segretario generale. Sì, grazie Tonino, quindi convochiamo il congresso della CISL di Cosenza Se vi all'Hotel Europa di Rende nei primi di aprile. Siamo in attesa e quindi vi chiediamo da questo punto di vista un'autorizzazione a poter poi decidere la data esatta non appena ci verrà comunicata dalla segreteria generale. Per cui questo era quanto dovevo comunicare. Bene, allora la mettiamo ai voti perché votiamo punto per punto, quindi come avete ascoltato siamo in attesa perché è chiaro che qui è tutta una questione poi di incastra ai vari livelli, per cui si chiede quindi questo mandato per successivamente, quindi vi verrà comunicato, non so se la location l'avete già Sì, Hotel deciso, Europa. Hotel Europa, quindi la data poi nei primi di aprile è da decidere. Chi è d'accordo alzi la mano, giù. Contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Secondo punto, approvazione del regolamento per l'elezione dei delegati.
vi è stato già mandato, qui è una prassi, quindi le regole sono sempre le stesse, vi è stato già mandato però la parola al segretario generale, se vuole sì, specificare. Noi confermiamo, come dire, tutti gli elementi del precedente regolamento relativi alla presenza di genere, alla presenza degli immigrati e alla presenza degli under 35. Confermiamo il coefficiente di un delegato ogni 300 iscritti. Quindi questi erano i dati salienti, per cui cedo la parola a Tonino per l'approvazione. Ecco, quindi l'impalcatura, come vi dicevo, è quello che già abbiamo approvato in esecutivo e in consiglio a livello confederale. Le cose demandate si confermano come la volta precedente, perché pressoché il dato che chiuderemo, poi la media del quadriennio arriva a dicembre, quando si chiude il 2024, per cui ecco, l'avete già avuta in bozza, vi è stato inviato. Chi è d'accordo alzi la mano. Giù. Contrari, astenuti, approvata all'unanimità. L'altro punto è il regolamento per lo svolgimento del congresso. La parola al segretario. Anche qui avete ricevuto il regolamento, non ho particolari comunicazioni da fornirvi, ricalca il regolamento della passata tornata congressuale. Prego. Bene, anche questo quindi vale quanto abbiamo detto. Chi è d'accordo alzi la mano. Giù. Contrari. Astenuti, approvata all'unanimità. Elezione della commissione per lo statuto, e qui i nominativi, la parola al segretario generale. Sì, anche qui la proposta che noi facciamo è il presidente, il segretario generale della CISL Scuola, il vicepresidente, il segretario generale della FAI, il componente 1, il segretario generale della funzione pubblica. Della commissione congressuale statuto farà parte il segretario organizzativo UST. Avete ricevuto anche questa delibera. Bene, chi è d'accordo alzi la mano. Giù. Contrari, astenuti, approvato all'unanimità. Chiusi gli adempimenti. La parola al segretario generale per la relazione. Quindi il primo punto, a questo punto, dell'ordine del giorno, situazione politico-sindacale. Apriamo questo consiglio generale e chiedo a Gerardo di proiettare una slide che abbiamo preparato. Lo apriamo nel ricordo di un componente del Consiglio Generale che oggi non c'è più. Ci sono qui con noi Ignazio Giampaolo, che milita con noi ormai da un ventennio, e l'altro figlio. Prego via di alzarvi per ricevere l'applauso. Nei giorni scorsi è venuto a mancare quello che tutti quanti noi chiamavamo il professore, quindi il professore Enrico Amerino, una militanza cinquantennale all'interno della CISL, è stato il volto della CISL Scuola nella provincia di Cosenza per tanti anni, non solo il volto ma anche il cuore, una persona per bene. Ho pensato alle parole da dire. È un galantuomo, un signore d'altri tempi, un dirigente sindacale appassionato e competente che ha fatto la storia della CISL e della CISL Scuola e che in ultimo, come dire, per la quiescenza è passato nella Federazione dei Pensionati. Quindi direi di rinnovare un nuovo applauso al professore, ringraziando. E porta questo applauso al fratello che non è qui con noi oggi, e a vostra mamma il calore e l'affetto della CISL a una persona per bene. Non mi viene da aggiungere altro e non riesco ad aggiungere altro, ok? Bene, e quindi dicevamo, abbiamo approvato all'inizio di questo consiglio i regolamenti congressuali, quindi ci avviciniamo nella primavera, ma già partiremo da gennaio, insomma, con le assemblee precongressuali fino al congresso della UST
ad aprile e poi il congresso della CISL nazionale a luglio. Dentro tutti gli adempimenti delle varie federazioni territoriali e delle varie federazioni regionali. L'auspicio, ne siamo sicuri, che possa essere una stagione e un'esperienza, un momento di confronto, di dialogo, di ascolto dei bisogni dei nostri associati. Noi abbiamo l'ambizione di lavorare tutti insieme per radicare ancora di più la nostra organizzazione sui territori e sui luoghi di lavoro, costruendo appunto quello che poi è nella nostra missione, quindi prossimità per la persona e per il lavoro. Mi piace tanto, diciamo, questo slogan. L'approccio che noi scegliamo è un approccio, anche qui mi piace molto questa parola, un approccio generativo, cioè quello che di fronte alle difficoltà dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni. Ho già salutato Tonino ed Ignazio e quindi rinnovo i saluti, in modo particolare ad Ignazio. Ignazio è impegnato al fianco del nostro segretario generale Gigi Sbarra, che salutiamo con affetto, e a fianco della segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola, in un momento non semplice. Siamo, come dire, nelle ore e nelle settimane decisive della legge di stabilità. Come sempre giudicheremo l'albero dai frutti. Abbiamo chiesto di essere convocati per discutere di alcuni aspetti della manovra. Su questi temi parlerà sicuramente meglio di me Ignazio. Certamente noi diciamo che sostanzialmente alcune misure vanno nella direzione giusta. Mi riferisco alla conferma, al fatto che vengono resi strutturali una serie di misure, tipo quella sul cuneo, tipo l'accorpamento delle prime due aliquote, la defiscalizzazione dei contratti di secondo livello, le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, e poi soprattutto una misura che è molto cara e che è una battaglia storica della CISL, il tema, come dire, dell'indicizzazione delle pensioni. Andiamo verso un miglioramento, noi continuiamo a sostenere che bisogna spingere l'asticella in alto per arrivare a un'indicizzazione piena. Naturalmente c'è il tema delle risorse della sanità, che sono in aumento. Lì non bastano mai le risorse, ma non è soltanto, lo viviamo sulla nostra pelle, un problema di risorse, ma anche un problema di come utilizziamo le risorse. Naturalmente, come dire, valuteremo, diciamo, di migliorare anche gli aspetti che non ci convincono della manovra. In generale, forse è il caso di costruire qualche muro in meno e qualche argine in più, qualche recinzione in meno e qualche regimazione in più. E vengo da un tema importante che ha falcidiato il territorio centrale della nostra regione, il Lametino, una parte del Catanzarese, come era avvenuto già in tanti altri territori negli anni passati. E questo richiama all'urgenza di politiche vere, efficaci, di mitigazione del rischio idrogeologico, per dirla più semplicemente, di cura del territorio. Una cura che presenta grandi criticità. Abbiamo scelto un tema oggi, quindi per lo sviluppo della provincia di Cosenza, lavoro, investimenti, PNR e politiche di coesione. Sul tema del lavoro, stamattina abbiamo presentato il bilancio sociale dell'INPS e lì sono emersi tutta una serie di dati che hanno evidenziato tante crepe all'interno del sistema socio-occupazionale della provincia. Abbiamo attenzionato tutta una serie di dati, voglio offrirvene soltanto qualcuno. Nella provincia di Cosenza crescono tutte le tipologie di assunzioni tranne quelle a tempo indeterminato, che calano del 5%, e questo in controtendenza rispetto a quello che avviene a livello nazionale, e quindi c'è qui un tema di come superiamo appunto il precariato. C'è un altro tema importante, mi ripeto, rispetto all'intervento di oggi al bilancio sociale, c'è il tema del lavoro povero, perché le retribuzioni medie in provincia di Cosenza sono di 450 euro settimanali, più basse della media regionale, per non parlare del confronto con la media nazionale. C'è poi un tema che abbiamo attenzionato che riguarda appunto le donne. Il PNR aveva come obiettivo ed ha come obiettivo il superamento dei divari di genere e dei divari nell'occupazione appunto femminile e giovanile.
tante risorse, ma questo noi diciamo, e con questo dato, che ci sono 210.000 donne inattive nella provincia di Cosenza, e credo che sia proprio qui che dobbiamo concentrare gli sforzi se vogliamo invertire la tendenza. La Regione Calabria ha approvato, per mettere a terra un po' le risorse ex FSE, il piano per l'occupazione 23-27, cuba circa 180 milioni. Alcune misure vanno nella direzione di dare risposte a questi bisogni emergenti, altre invece a nostro avviso vanno tarate un po' meglio. C'è per esempio un bando che secondo noi è giusto, che va nella direzione di trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, e quindi se noi abbiamo quel dato lì è un bando secondo noi utile. C'è poi un altro tema importante di come andiamo a ricalibrare meglio alcune misure come GOL, perché se GOL aveva l'obiettivo di attivare le energie presenti nella società, quel dato sulla disoccupazione femminile è un dato drammatico, così come continuiamo a dire che la formazione va certamente sostenuta, ma non va finanziato soltanto il processo formativo, quindi le ore di formazione, ma va finanziato in funzione del risultato, della capacità cioè di costruire competenze e di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. Ma soprattutto quei dati lì di cui ho parlato li cambiamo se puntiamo sugli investimenti. Voi appunto sapete l'importanza degli investimenti pubblici e degli investimenti privati. Da questo punto di vista noi chiediamo che le tante risorse disponibili siano messe a terra in tempi brevi. Pensiamo a una serie di opere importanti, guardo gli amici della Filca, penso al raddoppio della Galleria Santo Marco, che è caricata sul piano complementare, che per noi è un'opera importante. Pensiamo alla SS106, anche qui i 3 miliardi di finanziamento che poi sono diventati 3 miliardi e mezzo sono frutto anche della lotta dell'azione sindacale, la cosiddetta vertenza Calabria. Noi diciamo che sul tratto Sibari-Coserie si possa giungere in tempi spediti all'intesa istituzionale fra la Regione Calabria e il commissario governativo all'opera, senza perdere tempo a qualche comune che dice ni, che formula pareri un po' così, diciamo pazienza se sacrificheremo qualche opera complementare pur di far l'opera in tempi brevi. Magari faremo un pezzo di lungomare in meno, ma andiamo a chiuderci un'opera che è essenziale per una viabilità sicura. Così come continuiamo a chiedere con urgenza che si possa realizzare per tutto il territorio e per tutta la Calabria una vera alta velocità. Oggi l'alta velocità si ferma sostanzialmente prima di Praia, quindi non arriva proprio da noi. Chiediamo allo stesso modo il completamento della A2 e soprattutto il miglioramento di tutte le altre arterie di comunicazione. Io penso alla strada che porta in Sila, che è periodicamente interessata da lavori di consolidamento di ponti, viadotti e pilastri. Anche lì, a nostro avviso, c'è un lavoro importante da mettere in campo. Ad aprile dell'anno scorso ci eravamo visti con Ignazio in una scuola della provincia per discutere di PNR, eravamo in una fase di programmazione di primi bandi, oggi possiamo avere un quadro un tantino più definito anche alla luce sostanzialmente di quanto riportato dalla quinta relazione sullo stato di attuazione del PNR. Per la Calabria, i dati sono parziali, quindi sono un po' più alti, quindi è meglio. Per la Calabria sono 5,7 miliardi, per capirci due cicli di programmazione comunitaria, quelli duravano 14 anni, 7 e 7, qui due cicli cadono in questo triennio sostanzialmente, e quindi come dire ci vuole un impegno importante. Per la provincia di Cosenza abbiamo solo di PNR 1 miliardo e 6 per oltre 4.800 progetti. Evidentemente ancora qui il vizio della frammentazione e della parcellizzazione della spesa è un vizio duro a morire. C'è il tema di integrare le risorse del PNR con le risorse della programmazione 21-27, che è un tema molto importante. E poi c'è il tema degli investimenti privati. Quelle crepe nel mercato del lavoro, cioè quella
lavoro povero che noi abbiamo è anche figlio del fatto che qui si vuole promuovere lo sviluppo puntando solo su due settori, agricoltura e turismo. Per noi sono settori importantissimi, ma per noi ci vuole anche altro. Non crediamo, lo dicevo oggi, in narrazioni bucoliche e da questo punto di vista, insieme alla CISL Calabrese, insieme alla FIM, abbiamo provato un sentimento di profonda rabbia e delusione nei confronti del ritiro di un investimento privato di una multinazionale come Baker Hughes, che voleva realizzare un impianto di carpetteria industriale per 60 milioni di euro ed oltre 200 occupati. In queste ore c'è in quella realtà il Consiglio Comunale, ma ormai i buoi sono scappati e quindi le lacrime che noi ascoltiamo sono solo unicamente lacrime di coccodrillo. Ci sono naturalmente tanti altri temi. Rispetto alle prospettive, noi abbiamo giudicato positivamente il lavoro fatto dall'Università della Calabria, soprattutto nell'innovazione tecnologica, e questo ha portato anche alla nascita e al rafforzamento di imprese che operano nell'area urbana. Penso per esempio a NTT, penso ad Atos, penso a tante altre aziende. E da questo punto di vista, noi proprio in questa ottica, noi ci siamo pronunciati con chiarezza. La CISL di Cosenza dice sì alla città unica derivante dalla fusione Cosenza-Rende-Castrolibero, dice che comunque dovrà essere rispettato il parere dei cittadini che si pronunceranno del referendum, che non è vincolante giuridicamente, ma che per la CISL è ancora più vincolante, perché, come dire, il responso dei cittadini e delle urne è quello che conta. Nello stesso tempo diciamo che in questo disegno, alla luce dell'attivazione della facoltà di medicina all'Unical, il nuovo policlinico universitario può nascere all'interno, diciamo, dell'Ateneo per rafforzare le iterazioni. Solo alcune considerazioni, ma anche qui molto brevi, sul tema della sanità. Sul tema della sanità abbiamo provato a costruire delle partite unitarie, ma è impossibile conservare l'unità dell'azione sindacale dinanzi a taluni comportamenti di fughe in avanti. Questo lo dico con chiarezza. Noi partecipiamo ad alcuni tavoli. Al tavolo troviamo Agnellini, un minuto dopo il tavolo troviamo Leoni, ok? Restano tanti problemi nella sanità, sulle liste d'attesa. Noi abbiamo avanzato una proposta che le prestazioni vengano garantite nei termini previsti, non su base provinciale, ma su base distrettuale. Mi spiego meglio. Garantire una TAC ad uno che vive a Paola e gliela garantisci a Mormanno è come se non gliela garantissi, perché, come dire, si tratta di distanze abnormi. Questo per fare un semplice esempio. Anche qui molto velocemente mi concentro un po' sui nostri aspetti organizzativi. Ci avviamo al congresso con il bagaglio delle cose fatte e anche con la consapevolezza delle tante cose che per svariati motivi non siamo riusciti a fare, ma che dobbiamo, come dire, tentare sempre di riuscire a mettere in campo. Alcuni dati anche per dare merito al lavoro del nostro patronato, qui c'è Mimmo Renne, per dare merito al lavoro della nostra società regionale dei servizi. Salutiamo Rosaria Miletta della segreteria regionale, la ringraziamo per la presenza. Dicevo dei dati dell'INAS e del CAF. Sull'INAS noi chiudiamo il 2023, i dati del 2024, voi lo sapete, ancora devono arrivare, con un più 12% come produzione, e quindi per noi, al di là di questo dato, c'è soddisfazione per il lavoro che stiamo svolgendo. Sulla campagna fiscale appena conclusa, chiudiamo con un incremento del 2% rispetto ai 7,30, ma ad un incremento del 20% come fatturato. Siamo soddisfatti? No, perché noi crediamo che ci siano ampi margini di miglioramento
su alcune questioni, ad iniziare, come dire, dal tema della fatturazione per finire al tema, che è anche lì un tasto su cui dobbiamo migliorare, il tema del rapporto fra 730 ed ISE, che alle nostre latitudini, diciamo, è un po' più basso rispetto a tanti altri competitor. Quindi ringrazio tutti i sindacalisti dei servizi, questi risultati li abbiamo raggiunti grazie al loro impegno, ma anche grazie alla rete che noi abbiamo costruito, quindi grazie agli RSU, gli RSA, i delegati, i servizi di rete, i capilega, e quindi ringrazio tutta la squadra e tutta la rete che abbiamo messo in campo in questi mesi. Il nostro compito qual è? Cercare di supportare le federazioni e cercare soprattutto di rafforzare la nostra presenza sui territori. E noi di recente, negli ultimi diciamo 4 anni, abbiamo aperto 4 nuove sedi: Longobucco, Roggiano, Bisignano, in ultimo Cariati poche settimane fa, e abbiamo trovato spazi più confortevoli per 3 sedi: Cassano, Spezzano e Corigliano, dove ci siamo trasferiti in sedi un tantino più confortevoli. Anche lì, sull'aspetto delle sedi, permangono criticità che dobbiamo migliorare. Ci sono alcune sedi che hanno delle location che non sono adeguate rispetto, come dire, a quello che noi siamo, e lì dobbiamo provare a migliorare. Il nostro obiettivo, vi ripeto, è quello di andare sempre di più nelle periferie, di rafforzare la nostra azione di presidio del territorio, e per questo, come dire, l'ultima apertura di sede è stata quella di Cariati, e quindi noi siamo fiduciosi che lì si può fare un buon lavoro, perché ritorniamo nel Basso Ionio dopo circa 13-14 anni rispetto a precedenti esperienze che non avevano prodotto i risultati sperati. Io finisco, spero di non essermi dilungato troppo, ho voluto fare una carrellata veloce delle questioni, e quindi mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie a Giuseppe, molto sintetico, incisivo, dritto a cuore, come si suol dire, anche ha voluto dare un'impronta anche educativa per gli interventi che seguiranno, proprio per stare dentro quell'aspetto a cui facevo riferimento prima, di centrare i tempi, e allo stesso modo poi farò io per il saluto, quindi abbiamo il dibattito. Sì, chi vuole rompere il ghiaccio? Franco Iaquin. Sarò pure io sintetico. Mi associo ai saluti di chi mi ha preceduto, alla segreteria dell'UST, a Tonino Russo, segretario dell'USR, al segretario confederale Ignazio Gang. La campagna dei 730, come sapete, è terminata il 30 settembre ed è importante partire dall'analisi dei dati. Perché se non si parte da un'analisi dei dati rischiamo di rappresentare una realtà che non è quella che effettivamente noi viviamo. Nel 2024, come diceva il segretario, sono stati elaborati sull'intero territorio regionale 61.056 dichiarazioni 730, 243 in più rispetto all'anno precedente. E abbiamo sottoscritto qualcosa come 1.542 nuove deleghe, di cui 983 alla categoria della FNP e 559 alle categorie degli attivi, ed incrementato gli incassi diretti a livello regionale del 18,40%. Per quanto riguarda questo territorio, sono stati elaborati 22.572 730 rispetto ai 22.109 dell'anno precedente, con un incremento di 463 nuovi modelli e sottoscritti 476 nuove deleghe, di cui 388 alla categoria della FNP, e un incremento degli incassi diretti del 21,73% rispetto al 2023. Naturalmente il segretario diceva che dobbiamo migliorare, perché questo, cioè, siamo soddisfatti perché confermare i numeri dell'anno precedente è già un risultato. E alle cose che diceva prima Giuseppe, io vorrei aggiungere che il rapporto tra gli iscritti e il numero dei 730 elaborati si attesta intorno al 33%. Per quanto riguarda il modello ISEE,
Ad oggi abbiamo elaborato 33.500 modelli. Chiuderemo il 2024 sicuramente con un leggero decremento rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente a scelte legislative e quindi che non dipendono dalla nostra volontà. E sul campo dell'ISEE sicuramente possiamo fare di più e meglio. Complessivamente, insieme ai tanti altri prodotti, significa che nei nostri uffici ogni anno lavoriamo più di 110.000 pratiche. Significa che migliaia di lavoratori e pensionati entrano negli uffici del CAF, a dimostrazione del rapporto fiduciario che siamo riusciti negli anni a consolidare con la nostra utenza. I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro sinergico tra CAF, Federazione, UST e USR, rafforzato dalla professionalità e dalla disponibilità quotidiana di tutti i colleghi, di tutti i delegati e amici che collaborano con il CAF. Tutto questo è la dimostrazione che siamo punto di riferimento sui territori per gli iscritti e non solo, ma soprattutto si conferma il livello professionale degli operatori, i quali periodicamente vengono sottoposti a continui aggiornamenti professionali, a dimostrazione che la formazione è alla base delle politiche aziendali del CAF a tutti i livelli. Numeri significativi che sicuramente cresceranno, ma che ci caricano di maggiore responsabilità rispetto ad una programmazione aziendale che deve fare i conti con aumenti di costi e tagli di trasferimenti. Se vogliamo che le persone non solo continuino a rivolgersi alle nostre strutture, ma aumentino, se vogliamo far crescere il consenso e il proselitismo, bisogna essere identificati per presenza e servizio. Le nostre diramazioni organizzative che spaziano dalle categorie alla rete dei servizi costituiscono un patrimonio di immenso valore sociale e a volte non ci si rende conto della potenzialità che rappresentano queste nostre strutture. La costruzione dei servizi in rete passa anche dalla capacità di valorizzare il grande lavoro compiuto in questi anni con l'anagrafe unica degli iscritti. La nostra banca dati è una risorsa e uno strumento importante. In questa direzione dovremmo mettere in campo progetti dedicati che possono consentirci di realizzare analisi di mercato utili a migliorare la nostra dimensione organizzativa e dei servizi, facendo nuovo proselitismo. E per raggiungere questo obiettivo serve uno sforzo corale, un lavoro vero di squadra, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che i servizi possono svolgere, nella convinzione che serve un più forte livello di integrazione fra servizi UST e federazione. Il nostro obiettivo rimane quello di sempre, fortificare la rete associativa del grande patrimonio della CISL, facendo sinergia dai livelli confederali al variegato mondo dei servizi e soprattutto con le strutture categoriali. Bisogna tenere alta l'attenzione sul nostro sistema organizzativo, sul quale è necessario dibattere costantemente per individuare priorità, punti di forza da sviluppare e consolidare, punti di debolezza da rimuovere. Il nostro obiettivo deve essere quello di fortificare la rete che lega i servizi tra di loro e il sistema dei servizi, alle federazioni e alla CISL nel suo complesso. Se realmente vogliamo valorizzare questo nostro straordinario patrimonio organizzativo, dobbiamo imparare ad agire in un sistema di vera sinergia confederale. Abbiamo la capacità di ascoltare persone, siamo dotati di competenza senza presunzione, abbiamo quella capacità empatica di pensare che la persona che ci sta di fronte è una come noi, capire effettivamente cosa ha bisogno per intercettare quali sono i bisogni inespressi, insistere sul mercato interno in ogni circostanza, negli esecutivi, nei consigli generali, la carta vincente è investire sul territorio, abitare le periferie, offrire servizi di prossimità. Dobbiamo saper vendere il nostro prodotto, dobbiamo avere la capacità di far comprendere che cosa siamo, che cosa facciamo tutti, perché possiamo farlo, siamo un sistema che tutela la persona, il nostro lavoro è un impegno al servizio delle famiglie. Questo immenso patrimonio deve assumere sempre di più la caratteristica dell'integrazione
e del sistema. Bisogna solo crederci. Grazie. Buonasera a tutti gli amici, saluto uno per uno i componenti del tavolo della presidenza e soprattutto il nostro Ignazio Ganga che viene da lontano e non si risparmia ai tavoli del confronto col governo, nelle periferie del nostro paese, e rende la CISL orgogliosa di avere simili energie. Un grande saluto anche a Torino Russo, il nostro segretario regionale confederale, come anche a Cosimo Piscioneri, che parlo della mia bottega, no? Che è il segretario, non mi pare giusto, insomma, della FNP. Saluti a Daniele e a tutti quanti. Allora, vado al sodo. Innanzitutto grazie, perché stamattina abbiamo avuto un momento importante. Voglio ringraziare Vincenzo Grillo, che è uno dei nostri, è il presidente del comitato provinciale dell'INPS, e anche il direttore della sede INPS di Cosenza, il direttore generale Manna, perché il rendiconto sociale dell'INPS per i pensionati è particolarmente importante per dare uno sguardo sulla realtà che ci circonda, sulla realtà delle prestazioni, ed è davvero uno strumento di apertura sul territorio, uno strumento di comunicazione, per noi anche uno strumento di lavoro, e la sede INPS si rivela per molti aspetti un'eccellenza, di questo siamo orgogliosi, sappiamo che abbiamo degli interlocutori validi e importanti. E il segretario Ganga ci faceva notare stamattina che il sistema pensionistico in realtà si regge da sé, al di là di tutti gli uccelli del malaugurio, e noi continuiamo a chiedere che questa cosa sia resa sempre più evidente con la separazione tra previdenza e assistenza. Quindi questo è un aspetto che secondo me noi non dobbiamo mai dimenticare di mettere in luce, perché si parlava stamattina di inverno demografico, che vuol dire denatalità e vuol dire invecchiamento della popolazione. E la provincia di Cosenza in Calabria è la provincia che invecchia di più. La dico brutalmente, come l'ha scritta Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera qualche giorno fa: si vendono più pannoloni che pannolini. Questa è una cosa che noi dobbiamo ben tenere presente. E andiamo alla questione della manovra finanziaria, su cui senz'altro, su cui ha già detto Giuseppe Lavia con la sua consueta precisione e sinteticità, ma su cui sicuramente Ignazio Ganga sarà, ci dirà qualche cosa di più. I pensionati non si devono aspettare un ricalcolo dell'inflazione come è stato l'anno scorso, che era purtroppo, dico io, abbastanza consistente. L'inflazione per fortuna si è abbassata. Noi avremo un miglioramento riguardo agli scaglioni della perequazione, perché si torna, Ignazio mi correggerà se mi sbaglio, al modello Prodi rivisto poi negli anni, di 3 scaglioni, e non abbiamo più le 6 aliquote come lo scorso anno e 2 anni fa. Quindi in qualche modo questo rappresenta un progresso, anche se, come Giuseppe diceva, noi continuiamo a chiedere il 100% della rivalutazione per tutte le pensioni. E questo è un aspetto che noi pure nelle nostre periferie dobbiamo tenere presente. Così come è importante chiedere da parte della CISL il finanziamento della legge sulla, per il sostegno agli anziani. Continuiamo a chiedere il rifinanziamento della legge per la non autosufficienza e per il sostegno agli anziani, anzi non il rifinanziamento, il finanziamento, perché finora è stata finanziata una misura estrema che copre gli ultra ottantenni che hanno un ISEE fino a 6.000 euro, il che vuol dire in Italia 30.000 persone e non di più, a fronte di una popolazione di 14.000 anziani, di cui circa 3 milioni che hanno problemi di non autosufficienza. Così come aspettiamo un piano per l'invecchiamento attivo anche nella regione Calabria. Cosimo Piscioneri ci potrà dire che qualche settimana fa sono stati convocati i segretari regionali dei pensionati CGL, CISL e GUIL. Questo piano è stato promesso, aspettiamo il reperimento delle risorse, aspettiamo anche, come dire, che queste risorse poi siano spese bene e impiegate bene. A livello regionale sulle politiche sociali siamo all'anno zero, ecco perché a livello di enti locali, a livello di ambiti per la redazione dei piani sociali di zona
a tutti i tavoli a cui noi siamo convocati insieme all'UST ci saremo e ci stiamo attrezzando anche per un aggiornamento sul tema della contrattazione sociale. Sulla sanità non aggiungo altro rispetto a quello che Giuseppe diceva poco fa, perché anche nella nostra provincia siamo in attesa di, come dire, ulteriori incontri che ci sono stati promessi e speriamo di avere sul tema delle liste di attesa e non solo. Spero di non averla fatta lunga, un abbraccio a tutti. Ciro Bacci. Giuseppe diceva prima nell'intervento il mancato investimento di Baker Hughes, ma Giuseppe dimentica che ci sono tantissimi investimenti che vengono messi in campo grazie all'Università della Calabria di tantissime aziende nazionali e internazionali che operano nell'ambito dell'informatica su Cosenza. Guardate che una multinazionale come NTT Data, che si è incontrato in un vertice in Giappone dove c'è la sede principale, e dichiara di investire in un centro competenza in Calabria, forse sconosciuti da tantissimi dei manager di questa azienda, investendo per 500 nuovi ingegneri, nuovi talenti, nuovi ragazzi, giovani che escono dalle nostre università. E il segretario Russo sa benissimo quanto costa per noi genitori mantenere un ragazzo nelle scuole e nelle università, per cui ben vengano questi investimenti. E non solo NTT Data, ultimamente è uscito fuori la notizia che l'UTEC, una grande multinazionale dell'informatica, ha fatto una sinergia, un protocollo d'intesa con il rettore La Torre per assumere 200 nuovi laureati di ingegneria. Non solo, oggi ci è arrivata una comunicazione di un'ulteriore azienda, Itea, che opera con 13 persone oggi a Cosenza e che è in grado di promuovere una fusione con un'azienda molto più grande che a livello europeo ha intenzione di investire per nuovi talenti da assumere nel nostro territorio. Noi abbiamo grandi sviluppi, grandi opportunità, grazie anche a questa bellissima università che è le prime 10 in Italia. Da tempo io non andavo, sono laureato a questa università, da tempo non andavo. Ieri sono andato a fare una riunione con un'azienda che fa manutenzione degli impianti di riscaldamento. E questi, ho visto tantissimi giovani festeggiare perché è anche il periodo di laurea. E mi rendo conto come questa università è cambiata in meglio, è cambiato sviluppando e dando opportunità anche in discipline nuove. Vedi ingegnerie biomediche, con l'opportunità di creare, mi auguro, che dalle chiacchiere si passano ai fatti e veramente si usano quei fondi del PNRR, di creare quell'ospedale universitario che permette di poter far curare le nostre famiglie nell'ambito di questa nuova struttura. E anche qui io do un ulteriore segno di entusiasmo, che è quello di dire non solo il mondo di aziende che hanno problemi con le istituzioni e ritirano gli investimenti, ma abbiamo tantissime aziende anche nel settore metalmeccanico, che in Calabria è molto molto poco. Non c'è una grande impresa metalmeccanica, non c'è la Fiat della Basilicata, non c'è l'Ilva di Taranto, non ci sono le aziende anche navali che sono nella Campania, però per quel poco che ci sono danno opportunità a tante famiglie di poter vivere in modo dignitoso. E noi siamo qui per cercare di riuscire come sindacato a seguire questi lavoratori e a dare quelle opportunità anche alle aziende che vogliono investire, che ci interpellano e ce ne sono, perché noi siamo in grado e abbiamo fatto delle iniziative non solo con l'Università di Reggio Calabria in una ricerca di recuperare curriculum e di nuovi ingegneri, ma anche con l'Università della Calabria, in cui devo dire La Torre sta esaltando quelle che sono le opportunità che questa università dà nel nostro mondo dei metalmeccanici la possibilità di crescere.
E anche qua mi auguro che il PNRR ci dia l'opportunità di crescita. Io l'altro giorno mettevo su Facebook il mio consenso di una costruzione di un mega albergo su via Popilia a Cosenza, una zona un po' degradata per chi la conosce, e che questo dovrebbe portare non solo un po' di lustro alla città, non solo un po' rivoluzionare la nomea di una via di periferia, ma dare anche l'opportunità a tante persone che un albergo extra lusso possa garantire come attività lavorativa. Noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo dare la nostra assistenza, e ben venga il CAF, ben venga l'INAS, ben vengono le nostre strutture dalla di Consima alla CICET, che sono quelli là che poi i lavoratori gradiscono, oltre a quello di essere tutelato come sindacato di categoria, oltre ad avere quei servizi che la CISL offre. Chiudo con un ringraziamento, mi sento dovuto, ad Antonio Domanico della FIT, che ha dimostrato in questa occasione di poter sviluppare la nostra organizzazione come metalmeccanici, di mettermi in contatto con dei lavoratori e poter farli iscrivere. Sono 13 ragazzi che sono iscritti. Guardate, non è facile riuscire in un'assemblea promossa da Antonio che si è riusciti ad raggiungere questo obiettivo, e lo volevo ringraziare, perché questo è anche un forte indizio che nella CISL c'è competenza, nella CISL c'è rispetto e sinergia tra le varie categorie. Grazie e buon lavoro. Un saluto a tutti i presenti, benvenuto al nostro segretario confederale Ignazio Gagga. Io vorrei affrontare due questioni. La prima, il rinnovo RSU. Il pubblico impiego ad aprile 2025 ci saranno di nuovo le RSU. Noi siamo già in moto, stiamo già cercando candidati, infatti l'obiettivo che ci siamo dati come FP di Cosenza è quello non solo di aumentare il numero di voti rispetto alla tornata precedente, ma di aumentare i collegi. Infatti come numero di voti ci aveva visto vittoriosi in provincia di Cosenza, ma anche in Calabria, però abbiamo una percentuale di collegi che si attesta intorno all'80%. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di arrivare, non dico al 100%, ma al 99,9%, e abbiamo chiesto alla Confederazione, all'UST, di darci una mano anche attraverso i servizi, e quindi ci siamo già messi in moto. Poi la seconda questione che volevo affrontare è quello dei rinnovi contrattuali, anche per, diciamo, per farvi un attimino conoscere la situazione a cui andremo incontro con i rinnovi del pubblico impiego. A breve, molto probabilmente, ci sarà la firma del rinnovo contrattuale delle funzioni centrali del Ministero. Sarà una firma molto particolare, nel senso che probabilmente questa volta non ci sarà la firma di tutte e tre le sigle confederali, ma solo della CISL insieme ai sindacati autonomi. Questo perché non ci spieghiamo perché la CGIL e la GUIL non voglia firmare un contratto che dà circa 165 euro di aumento, quando la stessa CGIL e la GUIL nel 2018, se non ricordo male, dopo tanti anni di blocco contrattuale, avevamo firmato con il governo Renzi un aumento di soli 80 euro. Questa volta siamo a circa 165 euro di aumento e la CGIL e la GUIL non vogliono firmare. Ma la cosa ancora più grave, che non era mai successo in questi anni, la CGIL sta facendo circolare un questionario in tutti i ministeri, dove praticamente chiede se i dipendenti sono disponibili o meno a firmare, se è giusto firmare questo contratto. Naturalmente, se tu fai un questionario, un referendum, dove dici, fai la domanda, tu vuoi un aumento contrattuale di 150 euro o di 300 euro, è normale che tutti quanti diranno 300 euro. Quindi sarà un questionario farlocco, sarà un referendum farlocco. Questo perché? Perché la CGIL vuole comunque una sorta di giustificazione per non firmare il contratto. Se tutto va bene, forse noi riusciremo con gli altri sindacati a superare il 50%, perché occorre più del 50% per firmare il contratto.
Quindi si aprirà una stagione diciamo di grosso fermento all'interno del pubblico impiego. Mi fermo qua perché i tempi sono contingentati. Grazie. Grazie, grazie Giuseppe, grazie alla segreteria, grazie a voi, ma soprattutto lasciatemi ringraziare anche a me Ignazio, è una gioia, un piacere averlo qui, come vi dicevo, intanto per dirgli e testimoniargli noi da qui, dirgli grazie del grande lavoro che stanno facendo a livello nazionale e questa segreteria, e quindi lui il segretario generale, lui il braccio destro, poi insieme a Gigi, insieme a Daniela per questo prezioso lavoro in un momento particolare. Giuseppe mi ha facilitato il compito perché sinteticamente ma ha affrontato un po' tanti temi. Ignazio me lo facilita da un altro verso perché dell'aspetto della finanziaria ne parla lui, quindi io potrei concentrarmi ai saluti e vi dico qualcosa sugli aspetti invece delle potenzialità a livello regionale. Giuseppe l'ha fatto molto bene, ma voglio solo approfondire due o tre cose che stanno un po' anche nel ragionamento che Giuseppe faceva. Intanto è un'occasione anche per parlarne tra di noi, perché questo dall'avvio, questo consiglio alla fase congressuale, quale occasione migliore di andare tra la nostra gente, di andare tra i nostri associati a dialogare, a discutere con loro anche delle cose che stiamo facendo. Il terreno di lavoro è un terreno un po' paludoso, lo avete ascoltato anche dagli interventi, compreso l'ultimo, quello di Pierpaolo, cioè paludoso nel senso dei rapporti unitari che purtroppo scricchiolano, ma non perché manca sostanza, e c'è un aspetto ideologico che per i compagni di viaggio purtroppo è terribilmente condizionante. È una fase delicata questa che stiamo vivendo, perché anche il tema di questo consiglio, no? le risorse che in questa fase sono, diciamo che per la verità non è che sono state scarse anche nel passato, ma c'è una fase, stiamo vivendo un po' dotata anche dalla fase della pandemia, stiamo vivendo un periodo da questo punto di vista abbastanza impegnativo, cioè la sostanza c'è. Il problema vero è che dobbiamo vedere come queste risorse li impegniamo, li investiamo nella direzione giusta, cioè quella direzione che va a creare ricchezza, che va a dare dignità in primis al lavoro, lavoro delle persone che lo esercitano, che va a soddisfare quello che sono i bisogni delle famiglie, che sono quegli interessi che noi rappresentiamo. E poi dobbiamo fare in modo che questo lavoro deve produrre ricchezza. Ve lo dirà sicuramente Ignazio, il nostro paese è un paese, l'Italia, che dal punto di vista della redditività arranca a livello europeo. A livello meridionale, veniva fuori anche dal bilancio sociale dell'INPS stamattina, a livello calabrese, a livello provinciale, quindi siamo fanalino di coda, la redditività è terribilmente bassa, la frammentazione tra i tanti dati che stamattina sono state affrontate e poi Ignazio li ha ripresi in modo magistrale nelle sue conclusioni, ci sono dati terribilmente negativi che si rispecchiano negativamente oggi e domani, perché nel momento in cui c'è una frammentazione del rapporto di lavoro, c'è una bassa redditività, anche il futuro pensionistico di queste famiglie, di questi lavoratori è terribilmente compromesso. E quindi se non spendiamo bene queste risorse adesso che ce le abbiamo, perdiamo una grossissima opportunità che, credetemi, i nostri figli non ci perdoneranno, anche perché gran parte di queste risorse poi le dobbiamo restituire, una parte ci viene in qualche modo regalata dalla comunità europea per fronteggiare questi momenti di difficoltà, ma una parte deve essere restituita, a restituirla sono le future generazioni, sono i nostri figli. E se non creiamo crescita, se questo lavoro che andremo a fare, veniva fuori già dalla relazione di Giuseppe, io solo distriscio due aspetti. Per me il primo intervento di un territorio per creare crescita e sviluppo deve essere la solidità del territorio. Noi abbiamo un territorio terribilmente fragile, se non mettiamo in sicurezza un territorio, qualsiasi investimento se ne va a carta 48. Io non so se avete visto le immagini televisive di questi giorni, ha toccato adesso alla Calabria, è toccato ieri all'Emilia, ma è un problema nazionale.
E non è che ce la possiamo prendere con il tempo con madre natura, che in qualche modo l'uomo ha contribuito negativamente a questo, come dire, a questo modo di rispondere violento della natura. Ma c'è una scarsa propensione alla manutenzione del territorio. Abbiamo perso in un territorio fragile come quello calabrese i forestali, i lavoratori forestali che nel bene o nel male erano presidi nei luoghi di lavoro, nei territori interni, nelle aree interne, nel territorio malato, nel territorio fragile come quello calabrese. E quindi questo presidio è venuto meno, interventi non se ne fanno più, la montagna è rimasta alla mercé dell'abbandono, arrivano i vandali e danno fuoco, arrivano le prime piogge e scivola inevitabilmente verso il mare. E a livello mondiale ci si preoccupa di questo, e noi che abbiamo e dovremmo mettere al primo posto questo fenomeno quasi quasi passa inosservato. Anche qui, insomma, anche i compagni di viaggio non sono di aiuto, no? Tu vai a vedere anche nelle dichiarazioni la soluzione qual è? Anziché fare il ponte facciamo un'altra cosa, ma che c'entra il ponte sullo stretto? Al di là della bontà o meno dell'opera che si deve fare, noi ci siamo pronunciati, ma credo che l'intervento da questo punto di vista necessita ben altra attenzione. E poi c'è quello infrastrutturale, quello infrastrutturale più in generale, io metterei questo proprio ai due posti principali. Cioè quello infrastrutturale, se un territorio non è penetrabile, se un territorio non diventa percorribile, è difficile che lo fai diventare attrattivo anche di investimenti privati in primis e pubblici. La gente scappa via di qua. Ignazio Alladele, che lo voglio ribadire, lui giustamente si è battuto a livello nazionale per quanto riguarda la ZES unica. Ma sinceramente con un'unica ZES meridionale, se noi non ci diamo una regolata, ma chi vuoi che viene a investire in Calabria? Ma se ne va a investire in Puglia perché ha 50.000 opportunità in più anche di servizi che quella regione magari dà in più rispetto alla Calabria. E se a questo aggiungi quello che diceva Giuseppe, che noi abbiamo la cultura del no a prescindere, un imprenditore, lo diceva Ciro, lo diceva Giuseppe, la Becker Hughes, imprese di cui noi ne conosciamo le capacità, le competenze, la serietà. È un'impresa che lavora in Calabria da oltre 60 anni, ha rilevato una struttura fallimentare, l'ex Novo Pignone, e l'ha fatta diventare un modello leader a livello mondiale. Questa impresa raggiunge una leadership a livello mondiale che produce turbine per l'estrazione del gas e del petrolio. È un'impresa che la sicurezza nel lavoro sta al primo posto, il rispetto delle regole, il lavoro al femminile, un'impresa che mette in piedi, Ignazio, un progetto tutto al femminile per assumere 20 donne laureate che con camice bianco fanno ingegneria, ma fanno anche saldatura a computer, ad atmosfera modificata, quindi computerizzata, per andare a costruire tutto questo. Discorsi di lana caprina la fanno scappare via. Ignazio, la cosa che ci preoccupa di più non è che Becker Hughes se n'è andata, è che dopo 50 anni che questa struttura portuale è stata realizzata in Calabria con soldi della collettività, ci poteva essere un'opportunità per renderla funzionale. E il problema vero che a me preoccupa di più è che è scappata via perché praticamente è nato un discorso di lana caprina su quelli che sono le regole. Lì siamo all'interno di un porto e quindi dentro un'area ZES con tutta la semplificazione delle procedure, e se nella semplificazione delle procedure dopo un anno e mezzo di tiritera un'impresa che chiude dei contratti a livello nazionale dice io ho l'urgenza di investire 60 milioni domani, ci chiama ai primi dell'anno, eravamo alla conclusione del 2023 e ci dice io a gennaio devo aprire i cantieri perché devo lì realizzare immediatamente questa struttura, che devo soddisfare quelli che sono già contratti sottoscritti. Passa un anno e non riusciamo ad avere l'autorizzazione. E quale imprenditore vuoi che arriva ad investire qui? E se non arriva un imprenditore a investire, questa crescita e questo sviluppo come lo crea? Con reddito di cittadinanza, con tutto quello che serve comunque, perché serve, ma serve creare lavoro, quella è una fase di accompagnamento, non può essere quella la soluzione, non può essere l'assistenza la soluzione dei problemi che noi abbiamo. Allora questi sono temi che vanno affrontati. Noi su questo terreno stiamo portando per mano il governo regionale, tra mille difficoltà, Ignazio, inoltre che te lo dico, il carretto lo tiriamo noi anche lì, e tu lo sai,
e quindi stiamo cercando il piano, questo piano per il lavoro che è venuto fuori, è un piano che in qualche modo abbiamo cercato di inculcare nella mente del governo regionale l'utilità del confronto tra le parti sociali. Ce l'abbiamo suggerito che era utile che, oltre a vedersi con noi, insieme ci vedessimo con la rappresentanza imprenditoriale, proprio per le cose che diceva Giuseppe, perché è bene capire l'imprenditoria calabrese di che cosa ha bisogno e quindi cercare di andare in quella direzione. Anche la formazione che serve deve andare in quella direzione. Un altro dato negativissimo, Ignazio, tu lo sai, lo conosci bene, hai questa delega, qui arrivano le imprese e non trovano mano d'opera e i giovani da qui stanno scappando via. Allora, lo stesso giorno che è stato firmato, è stato presentato poi con una conferenza stampa, mi hanno chiamato i giornalisti per un'intervista. Nell'intervista dicevo proprio questo: io mi auguro che questo piano vada ad affrontare alcuni temi, in primis quello della dignità del lavoro, come dicevo, che frena i giovani che stanno scappando via, stanno lasciando le famiglie indebitate, e non c'è futuro per un territorio che non affronta questi temi, e soprattutto i temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un altro fenomeno che ci sta vedendo impegnati è un grazie, Ignazio, attraverso te, al lavoro che state facendo come confederazione, di questo percorso sulla sicurezza, che non è un problema estemporaneo da affrontare con una manifestazione o uno sciopero o una protesta nella piazza in più in meno. È un aspetto culturale che ci deve vedere impegnato quotidianamente, per come stiamo facendo anche nelle scuole, cioè la cultura della sicurezza deve essere al primo posto, è venuto fuori pure stamattina, perché altrimenti è complicato pensare che qui si possa morire di lavoro, cioè anche di lavoro. È una cosa che non ci rassegniamo assolutamente. Abbiamo tante ricchezze, vado a concludere, ho sforato sicuramente. Al primo posto metto quello dell'università, ci viene invidiato. Noi abbiamo le università che hanno una performance a livello nazionale e internazionale. Dove mandiamo i nostri figli? Dicevo l'altro giorno, un grazie anche all'Andes che è in sala, abbiamo fatto una bella iniziativa lì, proprio dentro l'università, e dicevo lì ai professori che, con i quali abbiamo organizzato quel momento, che l'università è anche nostra, è delle famiglie, sono le famiglie calabresi che stanno mantenendo, mandando i figli a scuola, quella struttura, e quindi proprio da lì dobbiamo partire. Lo diceva Ciro, anche in questo percorso stiamo accompagnando per mano, sono venute, è venuta la dirigenza della FIM a livello nazionale, abbiamo accompagnato con dal rettore dell'università, con i quali rettori, con tutte e tre, ci lega un rapporto, diciamo, quantomeno di reciproca riconoscimento anche dei ruoli, di fiducia, di stima per quello che si rappresenta, ecco, quindi mantenendo distinto quelli che sono i ruoli, per cercare di accompagnare anche qui questi processi e questi percorsi. E quindi, ecco, su tutto questo noi dobbiamo lavorare. I temi della sanità, ma questo so che un passaggio lo fai tu, abbiamo fatto insieme a te, Ignazio, anche quella bella iniziativa con la CISL Medici, ogni anno è diventato ormai un appuntamento fisso quello di Catanzaro, dove più volte stiamo mettendo sotto riflettori questi aspetti. Lo diceva Giuseppe, quante volte l'ho denunciato anche negli esecutivi nazionali, Ignazio, per me, per il modo di culturale proprio nostro della CISL, io credo che la sperimentazione e la ricerca, se non si fa dentro una struttura ospedaliera, ma dove si deve fare? I nostri ospedali stanno morendo qui, e allora se non diamo la possibilità, intanto adesso che finalmente si è messo mano, allargando un po' le maglie anche per quanto riguarda le iscrizioni, quindi per dare la possibilità a chi ha voglia di andarsi a misurare in quel percorso, io credo che negli ultimi anni poi della specializzazione, proprio attraverso l'utilizzo dentro quelle strutture, possono da un lato dare una mano a quel bisogno impellente che ormai non si può soddisfare più con le sole risorse nazionali, stiamo ricorrendo qui ai medici cubani, ed è un fenomeno che ce l'avremmo ancora per molto nei prossimi anni, perché quella figura non la puoi costruire o inventare dall'oggi a domani, quello è un percorso che richiede 10 anni di percorsi di studi per arrivare a quei livelli, e noi, ammesso che da domani mattina ci concentrassimo tutto su quell'aspetto, abbiamo comunque di questo lasso di tempo. E poi l'utilità, e vado a chiudere anche su questo, Ignazio, l'utilità è quello di ancorare i giovani
quindi verso queste realtà, perché altrimenti se ne vanno a studiare fuori, perché noi soddisfiamo solo il 16%, perché anche qui la diatriba del campanile, se ci deve essere una in più o una in meno, ignorando che soddisfiamo solo il 16% di quello che è la richiesta, va a far sì che i nostri giovani vanno fuori a laurearsi, e da volte che si sono laureate specializzate lì, qui non ci tornano manco a morire. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle. Se voi andate in giro per l'Italia, i più bravi sono calabresi. Non me ne vuole nessuno. In qualsiasi ospedale d'Italia trovate i bravi che sono calabresi. E quando poi nasce anche per il nostro modo di fare, di operare, il lavoro che facciamo, nasce un approccio più confidenziale, Ignazio, dico, ma come, ma lì stiamo morendo e tu te ne stai qui. E che vengo a fare lì? Dice che vengo a fare il portaborsa. Perché lì quella competenza viene riconosciuta. Qui purtroppo la politica, la mala politica ha ammazzato anche da questo punto di vista le strutture. Allora i veri problemi sono questi. Ultimo aspetto, e chiudo veramente sull'aspetto quello organizzativo, lo diceva Giuseppe, l'hanno detto, un grazie da parte mia a tutta l'organizzazione, a tutti voi, un grazie alle nostre strutture, quindi dei servizi, CAF, INAS, noi raggiungiamo, Ignazio abbiamo fatto una o due giorni a livello nazionale, quindi è chiaro che siamo orgogliosi, come Calabria abbiamo raggiunto finalmente al primo posto la nostra INAS, quindi il dato del 2023, la nostra INAS la posizioniamo al primo posto in Calabria, col CAF c'eravamo già e manteniamo questo primato, stiamo facendo un buon lavoro, c'è Rosaria qua, la ringrazio, anche con Loyal, con Stefano, Ignazio, abbracciamolo e ringraziamolo a Stefano, quello che sta facendo Stefano Mastro Vincenzi, per noi e per la nostra struttura del Loyal, credimi, qualsiasi cosa noi facciamo, è ben poca cosa per quello che lui merita. Io gli ho messo a disposizione la collega di segreteria, si sta facendo un gran lavoro, stiamo partendo con alcuni progetti, stiamo cercando di mettere in equilibrio questi conti, perché fino adesso abbiamo solo buttato soldi lì dentro. Qui siamo in camera caritatis interna, diciamocelo. Noi da questo punto di vista io veramente mi aspetto che questa fase congressuale dia una sforbiciata e una riorganizzazione, perché credetemi è complicato, noi abbiamo dati ottimi, ma gridano vendette, i conti non sono in equilibrio, a partire dalla società dei servizi, il lavoro che si sta facendo è un lavoro immenso, però le persone che fanno questo lavoro, le persone che erogano questo servizio ad associati e non sono professionalmente competenti, sono persone che noi non riusciamo a dargli dignità nel lavoro. Quindi capite che c'è un controsenso. Se dico che dobbiamo dare dignità al lavoro e laddove siamo datori di lavoro non gliela diamo, è un problema che dobbiamo interrogarci in casa nostra, che dobbiamo fare. Certo, da parte loro qui ce ne sono presenti in sala, voglio dire, ci devono mettere pure del loro. Ci sono dei dati che non vanno. Li stiamo mettendo sotto i riflettori, Giuseppe da questo punto di vista sta facendo un grande lavoro, la stessa cosa si sta facendo a livello regionale. Sono dati che, ma veramente col garbo della sana famiglia lo dobbiamo affrontare, perché altrimenti non galleggiamo, E siccome qui abbiamo fatto un bellissimo lavoro, quello della rete dei servizi che ha portato a quei risultati, apertura di sedi, presidiare il territorio, noi dobbiamo andare lì, Quindi da questo punto di vista, stamattina è venuto fuori, e chiudo veramente, una frase che me la sono segnata, perché l'ho sentita più volte, quello del valore pubblico, cioè il valore che deve essere percepito dalla comunità. Noi possiamo essere i più bravi, i più belli, i più buoni. Credetemi, se usciamo da qui dentro, da questa stanza, non pensate che le considerazioni, a partire dalle persone che noi rappresentiamo fuori di questa stanza, sono diverse da quello che il mondo intero ha nei confronti della politica. Cioè a volte si tende a fare tutta l'erba un fascio. Cioè si tenta di semplificare, sì, ma tanto alla fine, ma tanto... Noi dobbiamo compiere uno sforzo, secondo me, e chiudo, che è quello veramente di andare ad entusiasmare ancora di più le persone che noi rappresentiamo. E quindi questa fase congressuale credo che anche questo compito.
ed è un compito importante che a noi che siamo nella fase accompagnatoria, perché questa sarà una fase epocale anche da questo punto di vista. Noi abbiamo delle regole interne che ci siamo date e che dobbiamo rispettare, e quindi ci sarà un ricambio generazionale. In questo trasferimento quindi di ruoli, di competenze, di passaggio del testimone, ecco, sappiamo valorizzare questo. Noi dobbiamo far sì che dobbiamo far sentire orgogliosi le persone che rappresentiamo della loro, diciamo, appartenenza. Si devono sentire orgogliosi di appartenere ad un'organizzazione quale la CISL, perché la CISL sono loro, la CISL siamo noi messi insieme, non è questa parte, e quindi la CISL è questa nobile organizzazione, e noi dobbiamo saper riscaldare i cuori di queste persone. Grazie per voi. Abbiamo altri interventi. Enzo Croccia. Buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto saluti a tutti i nostri segretari che sono presenti, al nostro segretario nazionale Ignazio Ganga, che in Calabria è stato già altre volte. Oggi è, per noi della scuola c'è stato già un momento di ricordo del nostro già segretario Enrico. Quindi voglio a me, con emozione, dire che la CISL Scuola poi farà una propria iniziativa di cui poi avviseremo, per partecipare i familiari, tra cui sia Fabio sia Giambaolo. Ma ecco, l'emozione c'è perché io e Enrico ho riconosciuto, da un punto di vista sindacale, un padre che mi ha guidato dal momento in cui sono arrivato qui in Sergio Cosentino, provenendo da altri territori, ed ero già sindacalizzato, già un padre sindacale. Qui lui mi ha saputo guidare, mi ha dato i consigli in alcuni momenti difficili del mio percorso, e se oggi sono qui a intervenire è grazie a lui per il supporto che mi ha dato in alcuni momenti difficili in cui avrei preferito essere altrove, perché noi, sindacalisti anomali della scuola, siamo prestati al sindacato, quanto veniamo da una professionalizzazione ben determinata, e quindi in un certo momento della nostra vita lavorativa decidiamo di fare altro che fare sindacato. Non sempre è semplice. Ecco, Enrico ha rappresentato quella continuità in più di 40 anni, testimoniata dal fatto che nella nostra sede sindacale della CISL Scuola, permettetemi adesso un po' di descrizione di chi era Enrico, a tutt'oggi, fino a poco tempo fa, il suo ufficio era intatto, ma non intatto della memoria. Enrico è stato sempre un sindacalista attivo, ed attivo nella nostra federazione. Quindi il ringraziamento ad Enrico va per tutto il lavoro che ha fatto con passione, dedizione, con onestà intellettuale e con umiltà nel rispetto dei ruoli, e questo è testimoniato dal fatto che lui è stato sempre lì. È raro di questi tempi trovare una carriera così lunga e così appassionata. Per lui al primo posto, oltre la CISL Scuola, prima della CISL Scuola, c'era l'appartenenza alla CISL, che è un valore, il livello orizzontale, cosiddetto, come diciamo noi tra addetti ai lavori, che alcune volte viene dimenticato da noi stessi. E questo invece deve essere un valore aggiunto, perché la forza viene dall'unione di più componenti in una famiglia, se vogliamo usare le metafore, non quelle del Ministro della Cultura, più fratelli costituiscono una famiglia più grande. In questo caso i fratelli si acquisiscono, più federazioni costruiscono una grande CISL a livello provinciale, regionale e nazionale. E di questo Enrico è stato testimone, e tutti l'hanno conosciuto, al di là della nostra federazione, in oltre 40 anni di militanza. A noi spetta l'ingrato onere, già in passato, di portare avanti il suo testimone con dignità e con altrettanta passione, e andiamo al dunque ad oggi. Poi noi avremo un momento per quanto riguarda il discorso oggi del nostro Consiglio Generale. Il nostro segretario provinciale ha toccato già diversi temi, mi fermo solo in maniera breve e sintetica su due temi che ritengo fondamentali, da cui non dobbiamo sottovalutare l'importanza, di cui non dobbiamo sottovalutare questa importanza, perché sono temi che ci approcceranno al prossimo futuro. Un investimento è scappato, non facciamoci scappare quello che è l'investimento dell'ospedale dell'area della Sibaritide, su cui la nostra organizzazione deve vigilare sul
non è che si compie un edificio, viene strutturato, fra due anni si sarà terminato e poi dove sta tutto il resto, qui l'organizzazione deve essere vigile affinché non ci sia una nuova cattedrale nel deserto, perché di cattedrale nel deserto non abbiamo necessità. Con quella che è la sanità e le nuove facoltà di medicina, l'ospedale della Sibaritide ha un aspetto centrale, fondamentale. I lavori si concluderanno in tempo perché si sfruttano le nuove tecnologie per quanto riguarda il discorso di un'edilizia ecosostenibile e con impiego di meno risorse da un punto di vista proprio di maestranza, ma di, diciamo, di costruzione di prefabbricati già preinstallati. Di questi colleghi dell'edilizia ne sanno sicuramente più di me e potranno relazionare più di me. L'altro investimento centrale dai cittadini di questo territorio è la conclusione della 2. La 2 non deve essere una 2 incompiuta come ha fatto Renzi nel 2016, che l'ha inaugurata senza un nome a 2, ma noi facciamo tutti i giorni per lavoro questa strada che va da Cosenza ad Altilia e rischiamo tutti i giorni, chi ci va, non vorremmo fare la fine di una superstrada che una macchina è andata sotto un ponte, e queste sono le grandi strade calabresi di cui tutta la, diciamo, la comunità internazionale ci dice che abbiamo un banco. Questo non deve essere. Andando al nostro settore specifico, qui è delicato, qui mi concedo 2 minuti e la chiudo, la faccio breve. E qui ci metto anche un po' di attenzione all'assemblea, che è importante. E il collega della funzione pubblica, il nostro amico Pierpaolo, ha fatto un passaggio, lui l'ha fatto in maniera quasi, l'ha fatto passare così, trasversalmente quasi normale. Andare a firmare un contratto collettivo, una sola organizzazione confederale, e gli autonomi, è un passaggio di una, io ritengo, di una presa di responsabilità e altrettanto gravità assoluta, perché noi poi dovremmo dimostrare a tutti i nostri lavoratori il percorso che abbiamo fatto, sicuramente i lavoratori lo comprenderanno, ma non sarà una passeggiata. Perché vi dico questo? Perché nel momento in cui ci approcciamo alle elezioni RSU, nel nostro settore la CGIL e la UIL hanno indetto anzitempo, hanno disdettato l'accordo per l'elezione del RSU, hanno chiesto l'elezione del RSU in anticipo con 2 lettere separate all'ARAN. Sono non sul piede di guerra, sembra che devono invadere un altro paese, che è la CISL, perché hanno paura della CISL, in questo caso della CISL Scuola, che è il primo sindacato nell'ambito del settore della pubblica istruzione, di quello che è il comparto dell'area istruzione e ricerca, fin quando ci sarà il comparto. Quindi anche noi poi andremo forse su quella strada che ha detto Pierpaolo. E quindi per noi non sarà un momento, diciamo, è più semplice andare di pari passo, ma se gli altri vogliono andare su quella che in questo momento è una demagogia ed è la cosiddetta demagogia sindacale, noi non ci stiamo, noi siamo per quello. Non ti puoi non sedere al tavolo se tu hai 160 euro, se tu hai delle risorse contrattuali, addirittura il governo adesso ti ce ne mette 10 miliardi per il prossimo triennio, vuol dire che sei un folle, vuol dire che sei qualcosa, tu non rappresenti i lavoratori. Però questo ce lo diciamo noi qui oggi in questa assemblea, vale a dire a quelli che fanno il comunicato stampa e che ti vanno a fare uno sciopero al nostro comparto il 31 ottobre. CGL e UIL fanno lo sciopero della conoscenza il 31 ottobre, dicendo che qui sta cambiando, che deve cambiare il mondo perché facciamo sciopero. Non è questa la nostra cultura, perché ci siederemo a un tavolo per cercare di portare tutto ciò che è possibile ai nostri rappresentanti, ai nostri lavoratori. La concludo qui, vi ringrazio, spero di essere stato breve e ci vedremo per quanto riguarda, naturalmente chiudo con un solo invito, lo dico già in questa assemblea, anche noi siamo in campagna elettorale RSU, avremo diversi momenti di confronto con l'Ust e con le federazioni, siamo già in campagna elettorale, in predisposizione delle liste, sensibilizzeremo l'organizzazione su quello che è l'importanza delle RSU in tutti i comparti, in questo caso chiederemo una mano per il nostro comparto. Va da sé, chiudendo il ragionamento, che più siamo e più allarghiamo la rete della nostra conoscenza, più potremo rappresentare una campagna elettorale che sarà forse una delle più difficili, perché chi è da sconfiggere è la CISL. Non si viaggerà insieme, ma si viaggerà gli uni contro gli altri. Questo è il loro cavallo di battaglia. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, Pasquale Costabile, e poi si prepara Antonio. Ma intanto un saluto a tutti quanti voi, un saluto al tavolo di presidenza, a Giuseppe, alla segreteria, a Tonino, all'amico Ignazio. E Giuseppe, per quanto riguarda la categoria dell'edilizia, ha fatto già dei passaggi importanti che mi tocca, come dire, toccare, perché è interessato in maniera diretta.
quando si parla di infrastrutture, e da questo lo devo ringraziare, perché su questo tema sia lui a livello provinciale, ma Tonino a livello regionale sono sempre presenti sugli organi di stampa e sono sempre molto vicini a quello che è questo tipo di vertenza. Giuseppe citava la statale 106 che da Sibari a Roseto oggi è già ad un completamento che va oltre il 60% dell'opera, si sta rispettando il cronoprogramma, avete interessato oltre 1600 lavoratori, ma non ha dimenticato di fare il passaggio anche sull'ospedale della Sibaride, che veniva ripreso anche da Enzo poco fa, per quanto riguarda questa importantissima infrastruttura su un territorio particolare che richiede questo tipo di intervento. C'è stato un periodo di fermo, i lavori erano iniziati 3 anni fa, poi c'è stata una perizia di variante che ha bloccato momentaneamente l'opera. Da maggio da quest'anno si è ripreso, si sta investendo in, come dire, sul personale, perché stanno arrivando quotidianamente nuove aziende e nuovi lavoratori per rispettare il cronoprogramma e la consegna a fine 2026. Ma non solo, Giuseppe, tu citavi nella tua relazione, e ti ringrazio perché sei molto attento su questi aspetti, quelli che devono essere ancora i lavori e le grosse infrastrutture che interesserà la provincia di Cosenza. Hai citato la galleria Santo Marco, ma non solo, c'è la questione che riguarda anche l'ospedale di Cosenza, questa diatriba che va avanti tra il governo regionale e il sindaco di Cosenza sul sito dove deve nascere questa ulteriore questo ospedale. C'è chi lo vuole a Mendicino, c'è chi lo vuole a Vaiolise, c'è chi lo vuole vicino all'università. L'importante è che quest'opera venga realmente realizzata e che non faccia la fine e faccio tutti gli scongiuri del caso della metropolitana leggera, perché quando ha visto il governo regionale con il governo territoriale avere due schieramenti politici diversi, sappiamo come è andata a finire. Ancora ne stiamo pagando le conseguenze oggi e i disagi che ci sono stati in quel periodo. Ricordo anche la questione che riguarda l'alta velocità. Noi già l'anno scorso abbiamo fatto in prefettura 2 protocolli di legalità che riguardano l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, però fatto questo non abbiamo avuto più notizie in merito. Anzi, Tonino più volte è uscito pubblicamente dicendo che non c'era la copertura finanziaria per avviare quest'opera, e da quel momento, devo dire la verità, nostro malgrado, non abbiamo avuto più responsi da questo punto di vista. C'è l'altra parte dell'alta velocità che riguarda invece la Sibari, Crotone, Catanzaro. Lì siamo purtroppo nelle stesse condizioni, abbiamo fatto, diciamo, la base per l'avvio, ma poi in realtà non si è costituito nulla. Ritornando alla questione 106, c'è anche il finanziamento per quanto riguarda la nostra provincia della Sibari Corigliano Rossano, 1 miliardo di euro uguale all'attuale 106. Da lì speriamo che a conclusione di questa prima parte della 106 ci sia la continuità e l'occupazione che questo cantiere ha dato, perché vi ricordo è uno dei cantieri più grossi d'Italia. Per quanto riguarda invece altre opere, Giuseppe citava nella sua relazione, cerco di andare veloci perché ci sarebbero veramente tante tante cose da dire, però per rimanere nei tempi vado anche io a flash sulla questione dei fondi PNRR. Guardate, la cosa che ci ha colpito, Giuseppe, è che praticamente ci sono tanti piccoli comuni che hanno seguito legittimamente quelle che sono state le procedure, e vi posso dire che in percentuale hanno avuto risorse finanziabili che stanno mettendo in campo in questo periodo più di grossi comuni. Cioè doveva essere in linea teorica il contrario, invece vi posso dire che tante piccole realtà hanno avuto i fondi e stanno partendo. Non a caso, abbiamo qualche mese fa fatto un protocollo di intesa di legalità con il comune di Paola, perché il comune di Paola è interessato ad una serie di interventi legati ai fondi del PNRR. C'è
l'avvio, c'è l'avvio del porto a Paola di 60 milioni, c'è domani in prefettura Cosenza un altro protocollo che riguarda il comune di Cassano allo Ionio e da qui ce ne saranno altri. Per fortuna, devo dire, per fortuna il settore non ha subito la diminuzione degli addetti come si poteva immaginare col fermo del bonus 110. Proprio perché questi avvii di questi lavori stanno permettendo al settore di rimanere ai livelli alti che da dopo il Covid a oggi ha recuperato. Perché nella provincia di Cosenza il settore dell'edilizia aveva perso oltre il 50% degli addetti dichiarati in cassa edile. Oggi abbiamo recuperato quello che avevamo perso e per fortuna lo stiamo mantenendo. Vado a flash perché vi ripeto, ci sarebbero tante situazioni che mi piacerebbe discutere e portare a conoscenza. A livello nazionale siamo in fase di rinnovo contrattuale, Giuseppe. C'è una proposta e abbiamo fatto fatica a portare le altre due compagne di viaggio, diciamo se le possiamo così, sulla proposta della Filca di 275 euro sul primo livello. Lo stiamo iniziando a discutere con la controparte, siamo ancora agli inizi, vediamo come va il proseguo di questa situazione. Siamo in una fase, ci avviamo, anche la Filca Calabria giorno 31 avrà il proprio esecutivo e il 18 novembre farà il consiglio dove avvierà la fase congressuale che ci vedrà protagonisti ad inizio anno. È stato già detto, i congressi sono una parte fondamentale della nostra organizzazione, si rinnovano il gruppo dirigente, saremo impegnati sui luoghi di lavoro, nelle sedi di zonale con le riunioni precongressuali e quindi saremmo impegnati per i prossimi mesi sotto questo aspetto. Per quanto riguarda due passaggi e chiudo, prima si è parlato dei dati dei servizi a livello territoriale di INAS e CAF e c'è stato un passaggio che ha fatto il presidente del CAF, Franco, che mi ha colpito ma da un certo senso che già sapevo, cioè quando Franco parla rispetto agli iscritti che abbiamo come CISL a livello territoriale, solo un terzo, quindi il 33%, viene nelle nostre sedi. Questo è un problema che purtroppo riscontriamo a livello di categorie, cioè tanti lavoratori iscritti alla Filca, quindi parlo della mia categoria, non vengono nelle nostre sedi. È vero che ci sono le controparti, è vero che ci sono tanti servizi autonomi che per questioni di comodità sono sotto casa e quindi, come dire, sono più facili da raggiungere, ma è anche vero che questi sono lavoratori che questi servizi li hanno gratuitamente invece di andarli a pagare all'amico che è sotto casa, perché l'amico sotto casa la prestazione se la fa pagare. Allora bene fa Giuseppe a livello territoriale ad aprire nuove sedi in quei punti della provincia dove la CISL è poco presente o difficile da raggiungere. Bene ha fatto qualche tempo fa ad aprire una sede a Roggiano Gravina, bene ha fatto qualche giorno fa ad aprire una nuova sede a Cariati, perché la CISL, noi abbiamo il compito di essere vicini ai lavoratori. La provincia di Cosenza, per nostra fortuna o sfortuna, è la provincia più grossa, una delle province più grosse d'Italia. Solo in Calabria siamo il 43% di territorio, 154 comuni. È impossibile stare in ogni comune o avere una stanza in ogni comune, ma stare e essere presente in quei punti cardinali della provincia, questo lo dobbiamo fare e Giuseppe lo sta facendo. Questo perché la tabella nostra è la tabella della CISL, cioè i lavoratori si devono riconoscere nella tabella della CISL, non nella tabella del vicino che sta sotto casa. Ed è importante questo portarlo a conoscenza dei lavoratori. Chiedo, ma so di sfondare, chiudo, una porta aperta, Giuseppe, sia con Franco che con Mimmo. Noi avvieremo
la fase congressuale, quindi faremo le assemblee nei cantieri solo ed esclusivamente con i nostri iscritti. Io chiedo la possibilità di avere un operatore dell'INAS e un operatore del CAF nel momento in cui noi convocheremo le assemblee con i propri iscritti, perché oltre a fare quello che faremo, il verbale di congresso che poi porteremo come istanza nel momento in cui ci sarà il congresso, quindi all'elezione dei delegati, ritaglieremo sicuramente in quell'arco di tempo lo spazio necessario per dare la parola all'operatore INAS e all'operatore del CAF affinché chi oggi va ad usufruire dei servizi sotto casa sappia anche che la CISL c'è, è a disposizione e i servizi sono gratuiti. Grazie. Diamo la parola ad Antonio Domenico e poi Giorgino Pisani. Io sarò veramente europeo, anche perché ricordo il cronoprogramma e so che il segretario confederale Ganga deve ripartire. Sì. Però giusto un contributo. A Ciro dico, non c'è bisogno di ringraziarmi perché in CISL siamo abituati così. Se abbiamo la possibilità di canalizzare i nostri amici, conoscenti e lavoratori verso le nostre federazioni, lo facciamo con la solita passione per cui facciamo questo lavoro. Io voglio solo velocemente dire, il bilancio che ha tracciato Giuseppe è un bilancio veloce, ma è un consuntivo che ci apre appunto alla stagione dei congressi, no? Quindi noi ritorneremo presto nei luoghi di lavoro a parlare con i lavoratori, dire quello che abbiamo fatto e diciamo portare un nuovo programma. Mi dispiace che, come ha sottolineato Tonino, non possiamo andare nelle nuove aziende, perché quando le nuove aziende vengono in Calabria vengono fuori, come dire, i concetti ideologici di chi le ha portate, per cui si alzano le bandiere del no. Quello è emblematico. Io ho conosciuto un dirigente della BEC Jux quest'estate e più volte abbiamo, durante diciamo, il nostro caffè mattutino, lui mi raccontava della realtà che c'è a Carrara, con l'auspicio di poter tornare anche in Calabria per aprire, diciamo, questa opportunità ai nuovi e ai tanti laureati che appunto l'Università della Calabria sforna, ma questa possibilità, ahimè, è mancata. Il contributo di oggi, Giuseppe, più che un contributo è una preoccupazione, lo voglio dire proprio al nostro segretario, perché, caro segretario, in Calabria tutto manca, tranne che i soldi. Arrivano finanziamenti da tutte le parti. Per l'alta velocità erano previsti 27 miliardi, lo diceva Enzo Croccio, per l'autostrada Renzi disse nel 2016 stop ai lavori, ci ha lasciati, ci ha condannato ad avere un'autostrada, l'unica monca. Anzi, mi vado ad esprimere solidarietà agli amici che oggi nei luoghi alluvionati hanno, come dire, questo disagio, anche perché, guardate, qualcuno aveva progettato una nuova strada, la Medio Savuto, che doveva collegare Cosenza a Catanzaro, beh, lì i soldi sono spariti. Se li sono mangiati, è rimasto un dissesto, una forma di dissesto, perché iniziare a fare delle opere e lasciarle incompiute poi genera quelle alterazioni all'orografia che, come dire, nei momenti di alluvione possono portare i grandi disastri. Chiudo dicendo, di infrastruttura ne avete parlato tutti, ne ha parlato Enzo, ne ha parlato Pasquale, quindi capisco che è uno dei temi insieme alla sanità. Io e te siamo comuni, tu la sanità e io le infrastrutture, andiamo, come dire, con le stampelle, siamo messi male. Stavo dicendo, lo diceva Pasquale, la Sibaritide oggi è interessata da uno dei più grandi lavori che ANAS ha mai appaltato, il megalotto di Sibari, un unicum, come dire, blindato da accordi con le prefetture, accordi di legalità, c'è l'esercito, ci sono i carabinieri, che ha il 62% del suo, come dire, stato di avanzamento lavoro. Però la cosa grave è un'altra. C'è la Sibari Crotone che è stata già appaltata per un altro miliardo, però quella che interessa molto di più Giuseppe, perché vive a quelle latitudini, è il completamento fino a Crotone. Guardate, io ve lo dico da uomo che prima di essere sindacalista è un funzionario di un'azienda e per questo sono diventato sindacalista, lavoro in ANAS. Guardate, quel lavoro rischia, e quel finanziamento, e lo dico pure al segretario confederale, rischia di essere revocato, perché c'è sempre qualche ideologia del NI che ha messo in piedi un gruppo di espropriati a fare una serie di ribellioni appunto per rallentare l'avanzamento di quel lavoro. Il rischio è che il Ministero revochi il finanziamento, Giuseppe, e faremo, duplicheremo quello che è successo a Crotone per il finanziamento
dell'altra società. Quindi ci lamentiamo che sulla 106 e Tonino, come dire, ha sudato camicie per portare 3 miliardi e mezzo insieme a Luigi Sbarra per avere i finanziamenti su quella strada. Ma c'è il rischio oggi che qualche sindaco, che qualche ideologia, perché ormai chiunque parla o vuole, come dire, avere un applauso, deve parlare male di chi oggi dirige questa regione. Questa è la realtà dei fatti. Basta parlare male, io chiudo e quindi prendiamo like e applauso. Occhio che quel finanziamento rischia di essere revocato. Grazie e buon lavoro. Antonio Pisani, prego. Bene, a me, diciamo così, l'onere e l'onore di chiudere gli interventi. Un saluto a tutti, un saluto a Stavano, alla presenza, ad Ignazio un carissimo saluto e ai tanti presenti in sala, a Daniele, che, alla quale mi lega proprio un rapporto stretto di amicizia. Io, diciamo così, voglio rivolgere un pensiero anche come fai e come persona all'amico Enrico. E con Enrico c'è un pensiero proprio, no? Quello che ogni mattina passava e faceva buongiorno Tonino. L'altro giorno passare da casa sua a dargli l'ultimo saluto per me è stato veramente un colpo al cuore. Saluto i figli. E guardate, stamattina la bella iniziativa che è stata fatta sul rendiconto dell'INPS, sul rendiconto sociale dell'INPS, dove ho avuto modo di capire ed è emerso quella che è Giuseppe e Ignazio, quella che è l'impegno e l'intenzione e voglio dire il pensiero che hanno i colleghi della CGIL e della UIL, cioè dove in qualche modo io do grande merito al presidente del comitato, a Enzo, che ha fatto quella bella, ha organizzato quella bella iniziativa, dove in qualche modo i colleghi della CGIL non hanno perso occasione di rimarcare quella che è, voglio dire, il loro pensiero rispetto all'attività sindacale. Quindi una bella iniziativa, ma anche se in qualche modo fuori contesto i nostri colleghi hanno in qualche modo fatto emergere. Agricoltura, io mi occupo di agricoltura e forestazione, parlo di quelle che sono l'attività agricola che sta mettendo, che in qualche modo l'attività sindacale nel settore dell'agricoltura. Guardate, noi esprimiamo delle eccellenze in termini di produzioni agricole e agroalimentari, purtroppo, per come è emerso anche stamattina, in controtendenza le assunzioni, se nel resto d'Italia sono a tempo indeterminato, crescono, qui da noi purtroppo ci sono assunzioni a tempo determinato, ma neanche ci sono le assunzioni, perché ancora oggi ci sono fenomeni di sfruttamento, lavoro nero, caporalato, e che in qualche modo, cioè, se da una parte, diciamo così, esprimiamo produzione di eccellenza, dall'altra parte purtroppo ancora le aziende si ostinano a in qualche modo a utilizzare queste forme. Abbiamo un ritardo nel rinnovo dei CPL, caro Ignazio, l'altro giorno mi ci sono incazzato perché dopo un anno che sono scaduti i CPL, noi in qualche modo ci siamo prima seduta per il rinnovo, mi ci sono incazzato anche con la controparte di CIA, Coldiretti e Confagricoltura, che loro, cioè, assieme a noi denunciano questi fenomeni di caporale, ma d'altra parte non vogliono sedersi ai tavoli per andare a rinnovare i contratti. Quindi anche qui, voglio dire, c'è un qualcosa che non torna, cioè, con i colleghi. Quindi PNRR, io leggevo qui, io dico che bene hanno fatto i consorzi di bonifica, dove in qualche modo in Calabria si sono aggiudicati oltre 160 milioni di euro di finanziamenti e qualcosa si è visto, cioè si sta vedendo su, diciamo così, gli aggiudicamenti di queste risorse. Purtroppo in forestazione, come diceva Tonino Russo, il segretario, cioè noi purtroppo vediamo uno spopolamento delle aree interne, cioè continuiamo ad assistere a quelli che sono, cioè bastano quattro gocce di pioggia che in qualche modo ci sono alluvioni, ci sono frane, ci sono strade che in quale si creano voragini, così come è successo nella strada per l'amico di Daniele,
che in qualche modo ancora lì non si vuole capire, e anzi si cerca di andare a mortificare quella che è la storia dei lavoratori della forestazione, la storia della forestazione calabrese, dove in qualche modo si vogliono inventare quelli che sono diciamo così, il cambio delle nature giuridiche. Noi non ci siamo. Noi lì c'era il collega Michele Sapia, collega regionale, dove sta facendo un grande lavoro per il rinnovo del contratto dei forestali, cioè sono oltre 12 anni che è scaduto e non si sta rinnovando, cioè, e quindi un grande lavoro, ci sono tante situazioni appese al palo, ma in qualche modo non si è avuta quella grande capacità, per come diceva anche Pasquale, dei piccoli comuni che hanno tratto, cioè sono stati capaci ad attrarre investimenti, cioè purtroppo un'azienda come Calabria Verde ancora si ostina a pensare di fare tutt'altro che invece di rilanciare il settore. Faccio i complimenti agli amici del CAF e anche dell'INAS, dove in qualche modo i dati hanno dato, voglio dire, ragione a quello che è l'impegno da parte di tutti, anche come attivi, cioè come fai, i nostri operatori, collaboratori, ma anche delegati, sono stati impegnati, voglio dire, in questa campagna, nella campagna dei 7.30. E come hanno detto alcuni colleghi, che siamo in stagione, cioè in stagione di rinnovi RSU, io dico che noi stiamo in stagione di DSA, disoccupazione agricola. Quindi, così come, voglio dire, i nostri amici, amiche, collaboratori, operatori, delegati si sono impegnati a raggiungere degli ottimi risultati per quanto riguarda la campagna dei 7.30 e altro, anche noi ci troviamo in questa DSA, quindi in questa campagna che inizierà a breve, ma noi già ci siamo, così con lo stesso sentimento, voglio dire, cioè che abbiamo rivolto noi a voi, ci aspettiamo che voi rivolgete a noi. Grazie e un buon pomeriggio. Grazie a Torino. Allora, ci facciamo entrare, così che siamo già alle conclusioni, per cui diamo veramente con gioia e piacere la parola a Ignazio Manca per le conclusioni di questo momento. Grazie a tutti per questa occasione che date alla Confederazione, a me un caro saluto da parte di Gigi, di Daniela, a tutti voi, a Giuseppe, a Gerardo, a Carmela, al carissimo amico Tonino e a tutti gli amici del gruppo dirigente calabrese e in particolare cosentino. E a me ha fatto molto piacere, al di là della corsa che si sta facendo, perché è un periodo particolare, essere qui insieme a voi. Ne parlavo con Gigi ieri sera, proprio perché è un'importante occasione quello di stare in questa fase con le strutture. Poi si è associato anche il tema del bilancio sociale dell'INPS, che è stata un'occasione di approfondimento importante stamattina, e anche per questo vi sono grato, perché ci è stata data occasione di dimostrare, di testimoniare l'impegno dell'organizzazione a sostegno del welfare, del sociale, nei comitati, dove ci sono delle prime linee, un po' come diceva il generale Murat, dove suona il cannone c'è la nostra organizzazione. Io penso che sia doveroso all'inizio di questa riflessione dare atto a Giuseppe, alla CISL di questo territorio, alla CISL regionale, d'essere un presidio solido, un presidio di tutela, di rappresentanza per gli associati. Anche il dibattito di oggi ci dice che un importante presidio di progettualità sociale, di solidarietà, di coesione. Lo avete fatto e lo state facendo anche nei momenti più complicati, più difficili. Non ne sono mancati, non ce ne sono mancati momenti difficili in questi anni, e quindi è importante farvi sentire l'apprezzamento della Confederazione, perché
state riuscendo a stare dentro i problemi reali. Anche stamattina la differenza degli uomini della CISL e delle donne della CISL si è vista, perché una cosa è parlare di quello che gli dicono che deve essere il ragionamento, una cosa invece di mostrare di essere dentro i problemi reali della gente, di chi lavora, di chi non può permettersi di concedere all'ideologia, alla demagogia alcunché, perché fuori di qua ci sono lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionati che hanno necessità di sostegno e bisogni impellenti. Continuiamo ad essere, continuate ad essere autonomi, pragmatici, come anche oggi avete dimostrato nel vostro Consiglio Generale, veloce, ricchissimo, pregnantissimo di contenuti, e come solo un sindacato moderno e riformista sa fare. Le partite che ci attendono, è stato simpaticissimo l'intervento di Tonino, perché dice poi Ignazio vi dirà, e quindi io mi devo segnare cosa dovevo dire, perché mi rimandava sempre a qualcosa che io avrei dovuto dire rispetto alle istanze che mi faceva, e faceva bene. E allora ho iniziato a segnarmi l'elenco delle cose che fanno parte della nostra, chiamiamola così, piattaforma di confronto, che al tavolo Luigi, Daniela e tutta la segreteria stiamo affrontando. I temi sono quelli che conoscete: il lavoro, la transizione digitale, ambientale, demografica, il tema delle infrastrutture sociali, ma anche delle infrastrutture materiali, il tema della coesione, della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione, della previdenza, del fisco, degli aumenti salariali, delle pensioni, del sostegno alle famiglie, della lotta alla povertà, della tutela alla non autosufficienza e tanto, tanto, tanto ancora. Sono tutti temi che sono stati oggetto di interventi che io ho sentito oggi, e che non possono non essere le priorità irrinunciabili, perché nascono dalle istanze di chi ha il contatto diretto con le persone. E soprattutto bene ha fatto Gigi rispetto a questi temi di dire chiaramente al governo che, a prescindere dalla finanziaria, che non può che essere una finanziaria diciamo così ridotta in termini di risorse, non possono essere capitoli di spesa comprimibili. Ecco che allora sono capitoli di spesa che presuppongono partite decisive che siamo chiamati a giocare e a vincere necessariamente, perché dietro ogni tema della declaratoria che ho appena fatto ci sono esigenze di persone che si aspettano dalla nostra organizzazione un ruolo proattivo, consapevoli del fatto, so di toccare una dimensione territoriale che conoscete molto bene, che il paese si trova nel vero senso della parola tra Scilla e Cariddi. Io li ho fatti a fianco a Gigi gli incontri, a fianco a Daniela, e Scilla, il ritorno al patto di stabilità UE, di cui quasi nessuno parla, che ripresenta rispetto all'Unione Europea una debole visione solidale, che ripropone un'unione con una moneta unica e con 20 sistemi fiscali completamente differenti l'uno dall'altro. E Cariddi probabilmente è sfuggito, perché si stava partendo per le vacanze, e la procedura di deficit eccessivo del luglio scorso, che ci ha imposto una redazione di un piano strutturale di bilancio di medio termine, che è quel piano che abbiamo discusso qualche settimana fa a Palazzo Chigi, quando Gigi e Daniela sono andati ad incontrare Giorgetti, Mantovano, Fazzolari, non c'era la Meloni solo perché era negli Stati Uniti. Che cosa presuppone tutta questa carne al fuoco all'interno di uno scenario estremamente complicato? Presuppone una sfida che si sintetizza con una parola che a noi ci ha accompagnato in questa vigenza congressuale, la parola partecipazione. Non vi voglio fare la tiritera sulla legge di iniziativa popolare, però proprio perché siamo al dunque, voglio dire che per noi partecipazione altro non è che quello che voi avete detto che state facendo con la relazione di apertura e con gli interventi che sono stati fatti
da parte di tutti voi e da parte di Tonino, che altro non è che una parola che ha una sintesi in un concetto che è quello della responsabilizzazione dei corpi intermedi e soprattutto dei corpi intermedi che debbono partecipare necessariamente al buon governo delle trasformazioni in atto. Significa dare un contributo per il rilancio della democrazia. Da dove? Dai luoghi di lavoro. Bene hanno fatto i colleghi della funzione pubblica e della scuola a dirci, a ricordarci e a suonarci il campanello rispetto alle elezioni dell'RSU. Perché è importante sentirci tutti coinvolti? Perché se c'è un momento di democrazia reale che vive il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori è proprio questo dell'RSU. E mentre le istituzioni vengono elette andando bene col 40%, col 42% delle preferenze, i nostri RSU normalmente vengono eletti col 93, 94, 95% delle preferenze. Metteremo in campo un esercito di candidati che non possono riuscire se non attraverso una coesione fortissima dell'organizzazione a sostegno dei nostri candidati. Ho fatto un'iniziativa della scuola, solo la scuola sta lavorando per ricercare dai 20 ai 22 mila candidati. La funzione pubblica è una cifra di altrettanto cabotaggio, cioè stiamo parlando di circa 50 mila colleghi e colleghe che da qui a qualche mese si cimenteranno in una delle più importanti campagne elettorali della storia di questo ventunesimo secolo. Guardate che non è una cosa da sottovalutare, perché qua noi ci giochiamo la faccia. Perché? Perché dobbiamo dimostrare in questa campagna elettorale che non siamo quelli che si fermano alla denuncia dei problemi dall'alto di una torre d'avorio, ma siamo quelli che si sporcano le mani con i problemi delle persone per cercare e per trovare possibilmente delle risposte. Sempre pronti al confronto, al dialogo, ma altrettanto pronti, occhio, a metterci di traverso, a mobilitarci se qualcosa non torna, tenendo ben vivo che tra poco, se Dio lo vorrà, noi la porteremo a casa questa famosa legge sulla partecipazione su cui ci siamo tutti impegnati e che ciascuno di noi ci ha messo una firma e che potremmo dire ai nostri, siamo all'ultimo ai nostri, a coloro che ci succederanno, che ci abbiamo messo veramente la faccia mai come di questi temi. La dimostrazione che la storia di questa organizzazione è la storia di generazioni che ci hanno preceduto e che hanno gettato un seme, di generazioni che hanno raccolto questo seme e hanno fatto in modo che questo seme germogliasse e potesse veramente riscontrare. Ecco, questa forse è la cosa più bella che si vive nella nostra organizzazione, questa dimensione della continuità che mai come in questa stagione stiamo vivendo attraverso questo impegno per la legge sulla iniziativa popolare. Non è un caso che proprio sul decreto sicurezza ci siamo mobilitati, siamo scesi in piazza, c'è chi ha abbaiato alla luna, c'è chi è andato invece ad incontrare il Presidente del Senato per parlare della necessità di rivedere questa norma, perché è impensabile che se fai una manifestazione non autorizzata rischi di finire in galera. Se ripenso alla storia di Tonino Russo, di Gigi Sbarra o alla mia, dovremmo essere all'ergastolo noi per quello che abbiamo combinato, se dovesse prendere piede. Ecco che allora ci siamo mobilitati, ci siamo confrontati col Senato, come ci siamo confrontati con Palazzo Chigi sul piano strutturale di bilancio. Perché parto da lì? Perché tutto parte da lì. Noi abbiamo l'obbligo in 7 anni di ritornare rispetto a un debito che dubito, io perlomeno non sono nelle condizioni, di saper leggere per numeri di zeri. Ci siamo? Quindi siamo in una condizione prossima al default, a proposito l'abbiamo chiamata Cariddi, quindi stiamo per schiantarci su questo
su questo scoglio. Ecco che allora questa procedura di deficit eccessivo ci impone la redazione di questo piano. E lo stesso Mario Draghi, sapendo che siamo all'interno di questo scenario, ci dà una mano nei giorni scorsi, predisponendo proprio un rapporto molto importante sulla competitività dell'Unione, dove segnala anche alcune possibili traiettorie che il nostro governo può prendere per anticipare l'uscita da questa procedura di deficit, tanto che è un atto questo qua che abbiamo seguito con molta attenzione, sul quale io ho fatto anche per conto della Confederazione l'audizione parlamentare, che se dovesse andare in porto così come si pensa, per quanto ci sia un progetto di un ritorno di circa 10 miliardi all'anno da economizzare da qui ai prossimi 7 anni, prevederebbe di farci ritornare all'interno di questa asticella che è il 3% di debito pubblico già dal 2026. E allora noi siamo alle prese con una legge finanziaria che ha come obiettivo quello di anticipare il ritorno dal debito, pur non comprimendo queste spese che per noi sono indifferibili e che hanno a che fare con le categorie più fragili che noi rappresentiamo. Ecco che allora abbiamo valutato importanti alcune misure che all'interno di questa norma di bilancio grazie a noi sono presenti, a partire dalla riduzione del cuneo contributivo, dall'accorpamento delle aliquote. Le ha citate tutte Giuseppe all'interno della sua relazione, dell'IRPEF, l'indicizzazione piena delle pensioni, il contributo di solidarietà delle realtà che hanno macinato utili durante la crisi pandemica, le risorse per la sanità e per il welfare. Io ieri notte sono arrivato alle 11 passate perché alle 17 ci ha convocato il Ministro della Salute. Allora, e ci sono due grandi realtà del sindacato del mondo medico, prima di presentarsi dal Ministro, come si fa oggi, hanno proclamato lo sciopero. Le altre hanno proclamato lo stato di agitazione. Io che sono anche reggente, noi, io sono reggente della CISL Medici, ci siamo seduti al tavolo per capire come stesse la cosa, perché la finanziaria il Presidente della Repubblica l'ha bollinata ieri intorno alle 11:30, mezzogiorno, per cui la stiamo ancora smontando. Io quando smanettavo sul cellulare, perché stiamo predisponendo un volantone, man mano che stiamo smontando la legge finanziaria, verificando, e vi posso dire che secondo me e secondo Gigi e secondo Daniela è dai responsabili proclamare uno sciopero rispetto al Fondo Sanitario Nazionale se il Fondo Sanitario Nazionale viene ulteriormente rafforzato di 1.302.000.000 per il 25 e sul pluriennale al 26 di altri 5 miliardi. Il che significa che se io, quando sono arrivato a Roma, ero alle prese, avevo già la delega con un Fondo Sanitario Nazionale di 112 miliardi e 577 milioni, e oggi sono alle prese con un Fondo Nazionale di 135 miliardi e 963 milioni, e l'anno venturo avrò, rispetto a quando io ho iniziato la mia esperienza sindacale a Roma, quando non si facevano scioperi, 27 miliardi e 664 milioni in più, ditemi voi se sarei uno responsabile se dovessi fare uno sciopero su questa partita. Il collega della funzione pubblica ha detto peraltro che nel pluriennale noi per la prima volta abbiamo anche le risorse per poter programmare il poterci sedere ai tavoli ARAN per la prossima vigenza contrattuale. Occhio che chi è anziano come me di mestiere sa molto bene che quando io arrivai a Roma erano 10 anni che i pubblici non si sedevano a un tavolo di trattativa. 10 anni. E noi oggi abbiamo le risorse per poter
programmare l'inizio delle trattative per il contratto che va dal 25 al triennio a seguire. Ora, capite bene che proclamare uno sciopero generale nel mese di agosto rispetto a una finanziaria che non c'era e proclamare uno sciopero generale rispetto a una finanziaria che è in fase di bollinatura e che ancora non conosciamo pienamente perché stiamo smontando, ve la dice tutta sul grado di serietà di alcuni compagni di strada che abbiamo nel movimento sindacale italiano. È naturale che quello che c'è nella legge finanziaria, se voi ci dite, se ci basta, non può bastare rispetto alle esigenze che noi facciamo nostre dalle lavoratrici, dei lavoratori, dai consigli generali da cui raccogliamo le istanze, però siamo anche quelli che danno valore a ciò che viene conquistato sul campo. Se io mi conquisto il cuneo fiscale, poi non l'abbandono come strumento, se mio figlio, non lo abbandonerò mai. Se ho raggiunto un buon livello di negoziazione sul contratto delle funzioni centrali, solo se fossi un pazzo io abbandonerei la guardia da quel tavolo perché non voglio firmare un contratto con delle forze politiche che sono distanti dalla mia ideologia. Io, che questa ideologia non ce l'ho, a quel tavolo, siccome ho la delega di Gigi Sbarra, ci starò e lo firmerò quel contratto, insieme a Maurizio, insieme a Ivana e insieme ai colleghi che ci daranno mandato per firmare, perché tra un contratto rispetto alle condizioni date e un non contratto, io che vengo da un mondo in cui per 10 anni non ce l'ho avuto il contratto, lo so pesare qual è la differenza tra un non contratto e un contratto, anche perché il contratto non è fatto, e questo denota una grandissima ignoranza. Ricordatevi sempre, i sindacalisti si dividono in due categorie: quelli che hanno almeno firmato un contratto nella propria vita e quelli che i contratti non ne hanno mai firmati. E diffidate sempre da coloro i quali non hanno mai sottoscritto un contratto. E purtroppo a questi tavoli gente che non ha mai sottoscritto un contratto ce n'è molta. Prova ne sia che un contratto per taluni è solamente la tabella alla conclusione del contratto rispetto alla partita economica. Un contratto è fatto di tante altre cose, con i contratti si restituiscono diritti e rispetto allo scenario, diciamo così, in evoluzione. E oggi che abbiamo parlato degli scenari in evoluzione, ci siamo resi conto che dobbiamo adattarne molti di diritti rispetto alla contingenza che cambia. Ecco allora perché è importante inchiodarsi a quei tavoli di controllo e poi di contratto, e poi dobbiamo rilanciare le vertenze storiche. Bene ha fatto Tonino a parlare delle vertenze industriali e produttive di questo territorio, del tema della salute e della sicurezza, delle riforme delle pensioni che non riusciremo a fare ora, ma dobbiamo tenere sempre viva la fiammella perché così com'è il sistema non va bene, del tema dell'istruzione, come bene ha fatto il collega che si è presentato poc'anzi a portare la voce della sua categoria. Sinché c'è dialogo, ai tavoli si sta. Questa è il nostro modo di fare e non cambieremo certo stavolta. Certo, bisogna individuare nuove risorse, bisogna redistribuire di più, bisogna fare questa spending review che noi stiamo dicendo deve essere fatta laddove ci sono sacche di spesa improduttiva, e ce ne sono. Bisogna rivedere gli incentivi alle imprese. Voi ne sapete qualcosa di doping assistenziale, vero? Ne sapete qualcosa perché si prendevano i soldi. Anch'io vengo dal Mezzogiorno e so che cosa significhi prendere i soldi e poi scappare a Timisoara. L'ho citata anche stamattina nella riflessione con l'INPS. Tassare in maniera più robusta le grandi rendite finanziarie, le grandi rendite immobiliari, istituire un fondo importante per canalizzare un po' di risparmio privato, garantito ovviamente, perché non possiamo
mandare a gambe all'aria i risparmiatori verso l'economia reale. Sono settimane molto impegnative. Io sono molto soddisfatto del dibattito che c'è stato oggi, perché in questo dibattito io ho visto la nostra visione, le nostre proposte e soprattutto ho respirato radici e valori. E noi quando andiamo al tavolo non portiamo solamente le empatie del momento, ma portiamo radici e valori che fanno grande questa organizzazione. Anche nei momenti più complicati cerchiamo di offrire un contributo, un costrutto per trovare una soluzione, ad iniziare dai temi delle riforme istituzionali, li abbiamo parlato. Scappare dai tavoli significa che l'autonomia non sarà né partecipata né solidale. Noi ci siamo andati ai tavoli proprio perché l'autonomia differenziata, che non è la legge che avremmo voluto, fosse partecipata e soprattutto fosse solidale, che il trasferimento di poteri e funzioni ci fosse solo nel momento in cui c'erano LEP e costi standard individuati, normati e finanziati, che rispetto al terreno delle riforme riprendesse piede sul territorio, ad esempio un ente di area vasta che ci serve. Oggi siamo stati nella casa di un ente che chiamiamo ancora la provincia, ma non esiste più perché un processo riformatore, ma vi rendete conto che se noi oggi avessimo la provincia, probabilmente qualche sofferenza che oggi è venuto fuori sul PNRR non ce l'avremmo, perché la programmazione d'area vasta non la fa più la provincia e hanno una grandissima difficoltà a farla le comunità montane, le comunità locali. E ha ragione Giuseppe quando dice: mi sono spuntato i bravi e i cattivi. Ci sono dei comuni bravi e ci sono dei comuni cattivi. Questo è perfettamente vero, proprio perché manca un soggetto che a coordinarli questi comuni avrebbe dovuto farlo per far conseguire un obiettivo concertato, per far conseguire l'obiettivo al territorio e non al singolo comune, come invece sta succedendo. Quindi mai come oggi bisogna rafforzare, credetemi, la sfera pubblica. Perché bisogna rafforzare in questa fase la sfera pubblica, l'ente locale, la sanità? Perché mai come oggi ci siamo resi conto che grande fattore di sviluppo e di coesione nazionale è soprattutto motore propulsivo fondamentale rispetto alla trasformazione e alla modernizzazione che questo Paese deve riuscire a fare. A noi serve un cardine sociale e soprattutto uno strumento di coesione, di democrazia, che solamente una valida e forte pubblica amministrazione, una valida e forte sanità, un valido e forte sistema sociosanitario, un valido e forte sistema dell'istruzione potrà darci, perché questo potrà davvero aiutarci a radicare molti più dei nostri giovani e magari ad attrarli verso i territori di origine. E rispetto a uno dei temi su cui sono stato sollecitato da Torino, quello della sanità, lo abbiamo detto ieri sera al Ministro che non è più rinviabile un'inversione di rotta, che insista ancora sulla necessità di rafforzare i fondi, che insista sul contrastare ciò che è successo in questi ultimi decenni. Ne sapete qualcosa voi, io sono andato diverse volte da ministri del passato insieme a Tonino Russo per cercare di far cambiare le sorti del sistema della salute calabrese. Ci siamo sporcati le mani in pochi, Tonino, perché poi mentre noi ci sporcavamo le mani c'erano anche quelli che non stavano facendo niente, da fuori ci sparavano a palle incatenate. E io non è che me ne sia dimenticato, e lo dobbiamo fare perché la spesa out of pocket in un anno è andata avanti intorno ai 40 miliardi, e se la spesa privata è di 40 miliardi vuol dire che c'è chi questa spesa se lo può permettere e c'è chi non se la può permettere. Per cui noi non possiamo, figli del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico Universale, permettere che da questi territori, quando va bene, partano i viaggi della speranza e quando non va bene invece si debba ricorrere alla rinuncia alle cure. È peggio del suicidio assistito, perché la rinuncia alle cure è quanto di peggio. Ecco che allora
bisogna contrastare situazioni di questo tipo, cercare di contrastare, come stiate facendo, la percezione nei cittadini di una sanità ingiusta. In poche regioni io vedo una denuncia come nella vostra regione su questo tema, ma noi non abbiamo altro modo se non quello di centrare gli obiettivi del PNRR, perché lì ci stanno 20 miliardi e purtroppo noi siamo molto preoccupati per questi 20 miliardi, li citiamo come se fossero già stati investiti, ma ne abbiamo appena investito il 12%. E la vostra è una regione che non eccelle sulla capacità di spesa. Ecco che allora su queste partite dobbiamo insistere per compensare le disparità territoriali, i tempi di attesa esagerati, il debole grado di integrazione sanitaria e sociale, perché viviamo in territori nel mezzogiorno dove un problema sanitario spessissimo diventa un problema sociale, dove un problema sociale diventa quasi sempre un sistema sanitario. Dobbiamo rimettere in equilibrio quello che diciamo da tempo: l'ospedale, il territorio, l'emergenza urgenza, dobbiamo fare prevenzione di più, prevenire prima che curare, e poi dobbiamo essere pronti a riabilitare, dobbiamo dare risposte sanitarie, sociosanitarie e sociali. Se noi potenziamo solo uno di questi pilastri, il sistema barcolla e noi non centreremo l'obiettivo. Quindi dobbiamo accompagnare questa riforma del territorio, dobbiamo accompagnare il tema delle liste d'attesa, dobbiamo accompagnare il tema della non autosufficienza. Quest'anno parte anche una sperimentazione, è l'anno buono, ci potrebbero essere delle risorse. È figlia nostra, è la 33, è figlia della FNP, è figlia della Confederazione che ha accompagnato l'alto grado di mobilitazione, il DL2924 e poi la 33. Bisogna rafforzare il finanziamento, bisogna integrare il sistema sanitario con il sociale, bisogna costruire anche in Calabria un sistema maggiormente tarato sul tema della domiciliarità, perché gli anziani vanno curati a casa e non in ospedale. Dobbiamo rafforzare la prestazione universale che verrà introdotta adesso dal 1 gennaio 2025. Anche qua vanno potenziati gli organici, vanno preparate le persone e soprattutto bisogna intervenire per preparare i caregiver, per preparare coloro i quali accompagnano gli anziani, seguono gli anziani a casa. E poi dobbiamo chiudere anche la stagione dei contratti nel privato, ne abbiamo tanti. Ora noi siamo portati a parlare quasi più di pubblico che di privato, perché è un problema oggettivo, perché c'è la legge di bilancio e perché siamo anche rispetto alla partita contrattuale del pubblico sull'ultimo miglio e dobbiamo prendere insieme una decisione sul da farsi esattamente come ci siamo detti. E poi dobbiamo insistere su una rinnovata politica dei redditi. Ci sono segnali di ripresa, si è ridotta l'inflazione, come avete visto. Qualcuno lamenta il fatto che la perequazione delle pensioni restituirà poco e ne fa il titolone. Restituisce poco perché ce l'abbiamo messa tutta per ridurre l'inflazione. È la tassa peggiore che esista in un paese, perché la tassa più antidemocratica è l'inflazione, che grata soprattutto ai redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La spesa media delle famiglie è una spesa che non riusciva e non riesce a compensare le spese di una retribuzione. Le retribuzioni vanno rafforzate, perché è impensabile che per prodotti alimentari si spendano 460 euro al mese in una famiglia di medio numero, che per l'abitazione, l'acqua e l'elettricità ne partano poco meno di 900, che per i trasporti pubblici in una famiglia si giochi intorno a 240 euro al mese, che il mutuo costi intorno ai 540 euro al mese, perché tutto questo sta aumentando le condizioni di bisogno delle famiglie. E qui bene fa Gigi a dire che ci vuole una nuova politica dei redditi, che bisogna tornare a un nuovo patto di politica dei redditi come avvenne nel 92 e nel 93. Guardate il fenomeno, io seguo anche i prezzi e le tariffe, e
la riunione più drammatica che ho fatto ultimamente al Mise, da quello che è stato chiamato Mister Prezzi, che è il garante, diciamo così, sulla evoluzione di alcuni prezzi che ogni tanto sfuggono ai più, a me sicuramente, perché non faccio la spesa, è quello della povertà energetica, di cui nessuno parla. La povertà energetica, ci spiegava il garante, altro non è che guardare, avere una fotografia di un condominio di 5 anni fa e guardare questo condominio oggi, e poter esaminare quante luci in meno la sera quando cadono le tenebre ci sono. Vuol dire che famiglie abbienti non si possono più permettere di pagare la bolletta, ma con grande dignità accettano il buio della sera senza potersi permettere di poter neanche accendere una luce. Immaginiamo se possono accendere la televisione con Netflix o quant'altro. Sono le nuove povertà. Per tutto questo bisogna far ripartire crescita e sviluppo. Da dove? L'ho detto stamattina, dal territorio. C'è solo un modo per far partire il paese. Il paese parte se ripartono i territori. E mai come oggi i territori assumono particolare importanza per rilanciare la crescita, in un'epoca in cui per un verso avanzano altri centralismi, perché se l'autonomia differenziata dovesse andare così come l'ha tratteggiata il decreto Calderoli, sarebbe un bel problema, perché da un centralismo nazionale passeremo a un centralismo regionale. Quando noi siamo andati a Calderoli abbiamo detto sì, però manca l'articolo che dice come le regioni trasferiscono agli enti locali poteri e risorse, che è un po' lo stigma del titolo quinto di 23 anni fa. E ricordavo che stamattina mi è piaciuta una posizione che ha preso recentemente l'OCSE, che definisce il territorio e non altri ambiti, e dice il territorio è quel luogo dove ci sono dei vantaggi competitivi rispetto ai non luoghi, che erano quelle Timi Soara che io ho citato poc'anzi, dove si andavano perché magari c'era qualche decimale di fisco in meno, però si radicavano in contesti senza anima. Ecco che allora una ZES unica è un luogo rispetto a un'area industriale dell'est Europa, faccio un esempio, e poi si sofferma nel tratteggiare quali sono le caratteristiche competitive, che ha molto a che fare col nostro mestiere, e dice tutte quelle che caratteristiche competitive che evidenziamo sono quelle che caratterizzano la qualità di un territorio, che poi è leva strategica per la crescita economica. E la qualità di un territorio che cosa è? È il principale attrattore di economia e di imprese. E cosa significa questa? Che vanno riattualizzati alcuni caratteri di successo della nostra economia locale, della nostra economia identitaria. Successo di tante produzioni, concordo con l'amico della FAI, che sono nate, cresciute, si sono sviluppate e ci hanno fatto forse perché stavano all'ombra di un campanile. Ecco che allora improvvisamente quel campanilismo che un tempo veniva considerato come una negatività, la stessa OCSE dice che se ben indirizzato può essere un ottimo livello, diciamo così, da cui partire, un bel grimaldello. Mai come oggi noi come Confederazione siamo convinti che la ripresa del paese o sarà a livello locale e a livello regionale o non sarà. E che cosa vuol dire questa? Che sono tramontate le illusioni e la fiducia ideologica del globalismo, e torna ad affermarsi il primato delle città, delle reti locali in rapporto all'economia, del micro che è capace di influenzare il macro. L'ho ripetuto stamattina alle istituzioni di questo territorio, si sta riaffermando uno sviluppo diverso, dove cambiano le stesse caratteristiche del capitale, dell'impresa, del lavoro, dell'economia tradizionale.
Oggi i fattori di competizione di un territorio vanno ricercati all'interno di un reticolo complesso dove c'è la particolarità di un posto rispetto all'altro, dei caratteri ambientali diversi da un posto all'altro, della qualità di un servizio pubblico, della presenza di organizzazioni radicate e proattive, della densità dei tessuti relazionali. Non puoi essere aventiniano se fai il sindacalista, della presenza di competenze. Questo tema delle competenze è la grande sfida di questo XXI secolo. Sulle competenze noi ci giochiamo tutto. Il mismatch, il disallineamento delle competenze è una delle cose più importanti che ci deve vedere impegnati. E bene fa Tonino a dire lo IAL, si cimenti perché può essere un fattore di sviluppo importante per la nostra economia se vogliamo veramente dare un contributo alla crescita e allo sviluppo della Calabria. E poi dobbiamo fare tanta più contrattazione sociale territoriale per ridurre il perimetro degli esclusi dalle opportunità occupazionali, dalle nuove modulazioni del welfare che sono possibili solamente se noi abbiamo un ruolo all'interno della contrattazione sociale, stimolando crescita del capitale sociale come fattore competitivo di un posto. Guardate che le relazioni sociali locali non sono solamente le relazioni sociali che deve mettere in campo la FNP, le dobbiamo mettere in campo tutte le federazioni, perché promuovono densità relazionale all'interno dello spazio sociale locale. Fortunatamente non siamo all'anno zero, non siete all'anno zero, perché su questo tema io me ne accorgo, perché ogni tanto mi vado a rovistare l'osservatorio della contrattazione sociale, vedo che arrivano un po' da tutte le parti, c'è uno sforzo proattivo delle strutture. Significa che c'è in testa questo concetto di democrazia partecipata che può concorrere a far crescere questo paese. Dobbiamo cercare di fare in modo che le riforme interrotte nel passato non interrompano un processo che ha messo in campo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non è qualcosa che ci tocca fare, come sto sentendo, che una medicina dell'Europa che dobbiamo bere quasi, sembra quasi il racconto di Pinocchio, e dobbiamo buttarla giù per forza, o qualcosa che se non facciamo per bene non succede niente, succede tanto. E ha ragione, ha fatto bene Giuseppe ad inquadrarlo come l'ha inquadrato il tema del PNRR, che non è solamente un tema da licenziare in termini di investimenti, ma anche in termini di riforme, perché le riforme ci servono per implementare la crescita e la produttività, per rafforzare la competitività, e noi sappiamo qual è la nostra debolezza, per conseguire degli investimenti, e poi hanno la capacità di innalzare strutturalmente le performance economiche di un territorio. Se voi pensate che noi insistiamo molto sull'efficienza della pubblica amministrazione, guardate che la riforma della pubblica amministrazione in questo paese ha tentato di iniziarla col 7° governo De Gasperi, la stiamo facendo ora la riforma della pubblica amministrazione. E Ennio Flaiano, non so se ve l'ho già detta sta roba qua, prendendo in giro De Gasperi gli disse: ma vuoi fare la riforma della pubblica amministrazione? Ricordati che in Italia, dopo la calata degli Unni, dei Longobardi, dei Barbari, dei Vandali e dei Cimbri, è stata quella dei Timbri, per cui dubito che tu riesca a fare questa riforma. La stiamo facendo adesso, col concorso delle nostre federazioni pubbliche, con il supporto della nostra confederazione. La quinta relazione al PNRR ci restituisce una cifra importante: 113,5 miliardi dei 194 miliardi noi li abbiamo già incamerati. Stanno rendicontando la sesta rata di 8 miliardi e mezzo e si sta già lavorando alla settima, che sarà il 31/12/2024, e siamo a fine ottobre. Il problema vero è che al 30 giugno avevamo una spendita rispetto ai 113,5 miliardi che abbiamo in banca di 51,36 miliardi, e questo non va bene, soprattutto quando io mi accorgo che le nostre missioni
principali, M5 inclusione, M6 sanità, sono 1 al 10 l'inclusione, 1 al 12% di spendita effettiva. Però qui abbiamo parlato tanto di necessità dell'ospedale, di non so che cosa. Sono dentro il piano nazionale di ripresa e resilienza e la Calabria, non mi ricordo chi abbia detto, soldi ne ha tanti perché ha 11 miliardi di PNRR, 3 miliardi 173 milioni ce li ha di programmazione 21-27 FES ed FSE, a cui si aggiungono, sto vedendo, circa 200 miliardi di fondo sviluppo e coesione. Allora che lavorino, siate di pungolo rispetto alla regione e alle amministrazioni locali, perché tutto possono dirci eccetto che le risorse non ci sono, e stavolta non si possono assolutamente restituire all'Europa. Io penso che si debba insistere molto, e bene Tonino ha fatto, sulla ZES unica, sui contratti di sviluppo. La ZES unica si fonda su un piano triennale molto importante. Noi abbiamo sostenuto la ZES unica perché dal 2017 le ZES locali non erano ancora partite, quindi ovviamente dovevamo ipotizzare una strategia differente, ma non si tratta solo una semplice somma di ZES, ma si tratta di lavorare per aumentare la competitività di tutte le regioni del Mezzogiorno, per accrescerne la crescita. Ora, tutto va mal, madama la Marchesa, come ha detto qualcuno stamattina nella presentazione del bilancio sociale? No, perché se si leggessero i dati congiunturali, dal 19 al 2023 la performance del Mezzogiorno è dello 0,2% più alta delle performance del resto dell'Italia, del centro-nord. Qualcosa si muove, eppur si muove questo benedetto Mezzogiorno. Quando qualcosa si muove, Tony, è importante che venga rafforzata la governance di questo qualcosa che si muove, che ci mettiamo del nostro, perché solo una governance efficace ci potrà veramente aiutare a realizzare la nostra idea di Calabria più performante e più forte. E qui bene avete detto che serve, con chi ci sta, l'hanno detto i colleghi della funzione pubblica, un grande patto, chiamiamolo patto fra riformisti, non lo so se questo può essere il tema, meglio il titolo, però noi riteniamo che l'unica strada utile sia quella di stamattina, dove quasi tutti tiravamo il carro dalla stessa parte. Se il carro, io vengo da una società contadina e pastorale, forse più radicata nella tradizione anche della società calabrese, perché vengo dalle zone interne della Sardegna, e a me è stato insegnato che il carro o lo tiri o lo tiriamo tutti da una parte o il carro si rompe, perché è fatto ad incastri. Ed ecco che allora il nostro ruolo, anche nel non arrenderci mai, nel sollecitare i compagni di strada ad un ruolo proattivo, è molto importante. E a quelli delle zone, diciamo così, costiere, dico che bisogna remare tutti nella stessa direzione, così abbiamo dato un messaggio alle coste e un messaggio alle zone interne. Certo, ci servirebbe un'Europa un po' meno rigorista, perché il patto di stabilità, vi invito a vedervelo, e vi fa accaponare veramente la pelle. Il senso della nostra sfida quindi è aprire una prospettiva oggettivamente nuova. Io l'ho vista una prospettiva, un'idea di Calabria importante che sta accompagnando questa CISL verso il congresso confederale di categoria, che metta al centro, come ha detto giustamente Giuseppe, la persona col suo protagonismo, con la sua creatività, con la sua capacità di promuovere trasformazione e crescita nei territori attraverso il lavoro. Rendere il paese più partecipativo è la nostra vera storia. Noi riteniamo, e questo è il messaggio che vi lancia anche Gigi, che questo sia il momento di far ripartire il paese e di non sfasciarlo. Le idee chiare mi sembra che ce le avete. Questo è il momento di cambiarlo il paese,
però il paese cambia se cambia in meglio, non se cambia in peggio, di portarlo unito sulla strada di uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile. È un po' il mantra del messaggio del segretario generale. Purtroppo per noi ancora una volta siamo chiamati a fare la nostra parte a Roma, come qui a Cosenza e come in Calabria, in tutte le periferie del paese. Dobbiamo continuarla a fare con il nostro orgoglio di essere un'organizzazione radicata nel territorio, radicata nelle periferie e consapevoli che nelle stagioni difficili responsabilità, dialogo e impegno per generare coesione sociale hanno sempre rappresentato per la CISL un faro nella notte per restituire sviluppo, equità, solidarietà e democrazia per il Paese. Quindi in bocca al lupo e tanti auguri e buona campagna. Bene, grazie anche per queste conclusioni, per questa parte finale, quindi anche motivazionale. Noi ci siamo, Ignazio, siamo al vostro fianco per quello che possiamo fare, di tenerci a completa disposizione. Attraverso te ci saluci la segreteria confederale nella sua interezza, poi con rientro Giuseppe scappa ad accompagnare Ignazio alla Mezzia. Grazie a tutti.